Allora, sono le 21.02, continua la nostra maratona da ormai 24 ore. Grazie, buonasera a tutti. Riprendiamo il testimone dopo questa giornata vissuta in diretta con tanti collegamenti. Tra poco vedremo subito ancora i nostri inviati, perché insomma molto abbiamo detto già ieri nella nottata, nella giornata di oggi sul fronte degli europei. Ci sono già i primi screzi, tra poco vi faremo vedere un passaggio che secondo me è molto significativo comunque anche di quel che è successo. Vi dico solo che uno dei protagonisti è Roberto Marcato, che ora, dopo aver affidato ai social un primo commento, mettiamoci una decima sopra, che molto significa ovviamente, quindi citare Vannacci, citare le scelte di Matteo Salvini o le scelte non fatte per esempio su di lui, quindi una eventuale candidatura alle europee di Roberto Marcato, ha vissuto un momento in diretta con il segretario organizzativo della Lega Paolin, e quindi dopo lo rivedremo. Allora, vi presento rapidamente gli ospiti, poi è già pronta la nostra Lina Paronetto. Qui in studio con noi Alessandro Manera della Lega, buonasera, ben trovato. Buonasera, grazie dell'invito. Che, dico subito, non lo ammetterà, è deluso, ma ha fatto un risultatone non sufficiente, ma c'è anche un partito da pesare, 16.000? Quasi 17.000. Quasi 17.000 preferenze. Dovremmo essere collegati anche con il segretario del Partito Democratico del Veneto, il senatore Andrea Martella, che saluto. Buonasera, segretario. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Poi Maurizio Enzo di Alleanza Verdi Sinistra. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Già ieri sera avevamo immediatamente commentato il successo che era evidente della stessa Alleanza Verdi Sinistra. Allora, Lina, tu sei a Vittorio Veneto, mi senti, Lina? Sì. E vedo sì, certo, ti sento Ferdinando. A una delle tue ali uno dei protagonisti di quello che sta accadendo, vai. Allora sì, buonasera Ferdinando, buonasera a tutti. Siamo a Vittorio Veneto, in una fresca Vittorio Veneto, come puoi vedere dal nostro abbigliamento, perché tutta questa giornata è stata così conclusa da un bel acquazzone. Dunque, Mirella Balliana alla mia destra, candidata del centro-sinistra, che in questo momento è in vantaggio di circa 7 punti percentuali, il 40% dei consensi, un bel risultato, a sfidare e a tentare di rimontare con il 33% sarà Gianluca Posocco, che è il candidato su cui ha scommesso Toni Darè. Eccolo qua, che è un po' il personaggio, diciamocelo, del giorno. Perché? Perché tutti eravamo curiosi di vedere Toni Darè quanto pesava. Allora ve lo diciamo noi quanto ha pesato la lista di Toni Darè, perché alla fine se Fratelli d'Italia dal 32% delle europee qui a Vittorio è sceso al 7,7% e la Lega al 7,6% dall'11%, Gian Antonio Darè porta a casa il 12%, lei l'aveva giurata. Io voglio un voto in più della Lega, della lista della Lega, ha detto. Qua di voti in più ce n'è più di uno, perché da 789 della Lega, i risultati insomma alle sezioni scrutinate fino adesso, lei ne ha 1245. A onore del vero è corretto dire che la lista più votata è quella del sindaco Balliana, la lista del sindaco, che poi tutti i candidati alla fine, i tre candidati principali hanno schierato, con un bel 15%, e ne parleremo tra pochissimo. Sentiamo Gian Antonio Darè, che abbiamo sentito anche durante le nostre dilette, cosa pensa di questo risultato. Guardi pure in camera, Darè. Beh, il risultato è chiaro, che quando si scende in campo si scende in campo per far bene. Avevo una bella lista, avevo chiaramente una lista personale proprio a supporto così del candidato sindaco Gianluca Posocco, che tra l'altro è anche il vice sindaco attuale. E quindi era così, era una scommessa che avevamo fatto 5 anni fa, e sinceramente era giusto dare una continuità. E poi all'interno del mio ex movimento hanno pensato ad altro, e io ho continuato a sostenere questo ragazzo, questa persona, e penso che possa essere la persona giusta per dare una continuità amministrativa. Ti lascia stare Posocco e Vittorio Veneto, ma lei si è tolto una soddisfazione oggi? Ma insomma, diciamo che la lista è personale, quindi non è una lista civica, è proprio una lista basata sul mio nome, ma proprio per dare forza e sostegno al candidato. Io spero che ci sia così da parte di tutti
dopo questo confronto del primo turno ci sia anche la voglia di trovare degli accordi o quantomeno una continuità, come l'abbiamo fatto per 5 anni, l'abbiamo fatto per 10 con Giancarlo Scotal, l'abbiamo fatto per 5 con me, per 5 l'abbiamo fatto con Antonio Miato. Quindi secondo lei con Fratelli d'Italia e Lega che sostenevano Giovanni Braido si può trovare un accordo? Ma accordi magari no, ma sicuramente con l'elettorato sia della Lega sia di Giovanni Braido sicuramente sì. Senta, però per introdurre Mirella Baliana. Noi parliamo con gli elettori chiaramente. Mi dica lei da insomma, ex segretario, insomma, uno che guarda complessivamente le cose, cosa pensa del risultato invece di Mirella Baliana? Ma il risultato del centrosinistra a Vittorio Veneto è un bellissimo risultato, anche perché Vittorio Veneto è una città storica, è una città decorata a medaglia d'oro del valore militare per la resistenza, quindi c'è una tradizione di centrosinistra molto importante e molto forte. Mirella Baliana rappresenta quell'area e la rappresenta molto bene, il suo è un risultato eccezionale, è un risultato che comunque corrisponde a tanti pensieri della nostra città, ma insomma la possiamo amministrare anche magari se non siamo il centro-sinistra, siamo il centro-destra, l'area non siamo lontani. Non siamo lontani, allora lei da stamattina che dice preferivo Giovanni Braido contro tutto sommato, no? Perché ci sono delle convergenze, certo, ma ci sono anche delle differenze da marcare. Tra l'altro, allora, lista del sindaco che abbiamo detto, un bellissimo risultato, un 15%, la più votata, quello che vediamo adesso come voti di lista, 5 liste comunque che si sono ben comportate, un Partito Democratico che rispetto alle europee qualcosina ha perso, perché nelle europee c'è stato un ottimo risultato qua, 24%, siamo intorno al 13, però tutto concorre a un 40%. Sì, no, siamo veramente soddisfatti del risultato e soprattutto della mia lista civica, la lista civica Mirella Baliana sindaco, e questa lista l'ho voluta fortemente e all'interno ci sono delle persone molto competenti, diciamo che è il valore aggiunto rispetto alla lista della coalizione. Io ringrazio naturalmente tutte le liste, tutti coloro che hanno composto la coalizione e dell'ottimo lavoro fatto, abbiamo lavorato tantissimo, siamo partiti già 3 mesi fa e abbiamo raccolto tantissime persone attorno a noi, c'è stata un'ottima partecipazione e noi pensiamo comunque di continuare in questa fase degli ultimi 15 giorni che dobbiamo assolutamente convogliare più persone, ripeto, vicino a noi e che ci accompagnino in quello che sarà il futuro della città. Volevo solo fare un appunto rispetto alla differenza che ci contraddistingue rispetto al candidato Posocco. Io penso che la città abbia bisogno di voltar pagina e quindi siamo propensi a dar spazio, a dar voce a tutti coloro che avranno volontà di cambiare passo, di essere più dinamici. Addirittura io penso che anche chi ha votato Braido abbia questa esigenza di votare pagina e quindi voglio dire, noi ci appelliamo a tutti i cittadini che vorranno il rilancio della città. Va bene. E quindi vedremo tra 15 giorni, Ferdinando. Va bene, grazie davvero Lina Poronetto. Tu sei un Alberto Pivetta, giusto? Ricordo bene? Sono con Simone Merlo. Ah, Simone Merlo, va bene. Quindi grazie Lina Poronetto e Simone Merlo. Ai tuoi ospiti, allora è arrivato anche il senatore Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia in Veneto. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto affrontiamo subito il caso Vittorio, così arriviamo anche un po' a commentare le amministrative, le comunali. Vi devo dire che in questo momento, uno dei più importanti ovviamente, che è Rovigo, tra le altre, sembrerebbe non andare al ballottaggio, ma anche questo poi è da vedere, dove è in vantaggio Valeria Cittadin, quindi Fratelli d'Italia, la sua lista, Lega, Forza Italia e Azione, contro Gaffeo che è al 27,55, mentre la Cittadin è a 50,16%, un po' deboluccio, ma bisogna vedere, mancano 12 sezioni, vabbè, vediamo. Bene, bello, quindi caso Vittorio Veneto, per esempio? Caso Vittorio Veneto è davanti Forza Italia e Toni D'Arè. Io sono convinto che l'unità del centrodestra sia sempre una condizione per vincere. A volte ce la facciamo, a volte non ce la facciamo come questa volta, però insomma al ballottaggio credo che gli elettori di centrodestra e gli elettori di Fratelli d'Italia, al netto di accordi o meno, debbano votare sempre per il centrodestra, per cui non mi troverete mai a dire
no, non supporteremo questo, perché noi in un centrodestra contro centrosinistra noi sempre appoggeremo. Il mio appello, che ho fatto sempre in qualsiasi contesto, anche a volte assumendomi la responsabilità di scelte che magari sul territorio erano poco comprese, ma per un semplice motivo: quando tu vai al primo turno diviso ovviamente crei delle frizioni tra le forze in campo, però c'è un interesse superiore, che è l'interesse comunque dei cittadini, che deve portare chi ha magari ruoli di coordinamento come il mio a fare delle scelte, e le scelte sono sempre a favore del centro-sinistra, insomma, non mi sentirete... Centrodestra, sì, no. No, non mi sent... no, no, ma stavo già pensando alla frase dopo, non mi sentirete mai appunto... A dire invece l'aveva appena portate detto il centro-sinistra, invece poi mi sono inquacquerato e ho detto il contrario. Senatore Martella, diamo uno sguardo. Martella. Eh sì, siete compagni di emiciclo, diciamo. Compagni. E mi dà una sua lettura anche di quello che è l'esito delle amministrative, delle comunali, perché ovviamente è quasi 24 ore che parliamo di europee su tutti i fronti e con le partite ancora aperte. Oh, vi dico che Cadonega invece è chiusa per quanto riguarda Padova, perché ha vinto Schesaro, candidato uscente. Tra l'altro era molto interessante, perché ricorderete, li ospitammo qui, c'era il caso dell'autovelox, no? Per dire anche che cosa è stata Cadonega. Prego Martella. Buonasera a tutti e nuovamente anche all'amico senatore De Carlo, che intanto ci ha raggiunto. È un turno elettorale amministrativo che è stato caratterizzato da una certa frammentazione all'interno di schieramenti sia di centrosinistra che di centrodestra. Molte realtà andranno, dei comuni più importanti, andranno al ballottaggio, e in alcuni comuni siamo riusciti a vincere, come a Preganziol, in altri comuni come a Spinea, come a Rubano, come a Portogruaro, si andrà al ballottaggio, e quindi c'è una partita supplementare che sarà di fatto un'altra partita politica che si giocherà tra 15 giorni. E sul caso Vittorio Veneto vorrei dire che la candidata sindaca Mirella Bagliana ha avuto un buon risultato, un ottimo risultato che ci fa ben sperare per il futuro. Mi pare anche che la sua riflessione sia molto corretta. Se adesso noi ci trovassimo di fronte ad una riedizione dell'accordo all'interno del centrodestra, magari fatto in vista del ballottaggio, rischieremo di far trovare la città nella situazione di difficoltà amministrativa in cui si è trovata nel passato. E quindi io credo che la sua candidatura, quella di Mirella, rappresenti una garanzia anche per una buona amministrazione. Ci sono comuni come Bassano del Grappa, e su questo mi fermo, che hanno visto non solo una frammentazione, esatto, non solo una frammentazione, ma anche diciamo spesso un'inversione delle parti anche tra di coloro che sostenevano i vari candidati. E ecco, vi ringrazio per i dati. Credo che il nostro candidato Roberto Campagnolo andrà al ballottaggio, e che ci sia ancora una, anche se mancano poche sezioni, una non un ballottaggio, ma diciamo così, una verifica di numeri tra gli altri candidati. E penso che Bassano del Grappa rappresenti una realtà molto significativa nel Veneto, spero che noi ce la possiamo giocare, mentre la situazione di Rovigo, per quanto ci riguarda, lo dico molto francamente, è una situazione molto complicata, molto difficile, che per quanto riguarda il PD non può che comportare una ricostruzione nel corso dei prossimi mesi, dei prossimi anni. Ah, questa è una dichiarazione chiarissima. E scusi, De Carlo, in effetti qui è una situazione quasi speculare per quanto riguarda Vittorio Veneto, laddove Lega, Forza Italia, no, la lista Finco, parlo di Bassano del Grappa, che ha citato e ha fatto bene il senatore Martella adesso, perché tutta aperta, Finco supera Elena Pavan, cioè la sindaca uscente, che è con Fratelli d'Italia, e quindi la sfida, se così confermata, quando mancano, in realtà i nostri dati sono più avanti rispetto a quelli che state vedendo ora del Ministero dell'Interno, sarebbe una sfida al ballottaggio tra Campagnolo e Finco.
anche in questo caso non mi sentirete mai dire. No, ma vale esattamente, cioè è un principio il mio, non è che si declina a seconda di che se mi è simpatico Finco o se mi è più simpatico Posocco. È un principio che utilizziamo, l'abbiamo utilizzato a monte nel tentativo di non spaccare mai il centrodestra. Ripeto, certe volte ce l'abbiamo fatta, certe volte abbiamo subito la scelta, certe volte siamo stati un po' più Lazzaroncelli noi, però adesso insomma credo che davanti a un'ipotetica scelta noi non possiamo fare una scelta che sia di supportare il centrosinistra, questo mi pare evidente. Tra l'altro appunto Campagnolo col centrosinistra è al 28,31%, Finco al 25,04%, Elena Pavan al 22,89%. Caso Bassano? Sì, però posso dire con Vittorio Veneto sono due casi un po' diversi, perché Vittorio Veneto è una parte della Lega, cioè sono amici miei da tutte le parti praticamente, perché beh, da re stasera, cioè nel corso della nostra straordinaria ha detto no, io ho votato Lega, io sono ancora della Lega, mi hanno detto l'ha detto in onda sì, oggi, sì, sì. No, ma cioè è diverso, qui è una costola della Lega, cioè Miatto è un leghista, cioè il sindaco in carica fino al momento, è diverso dalla situazione in cui non troviamo un accordo tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega e diciamo andiamo su due candidati diversi. Lì è stato che Toni De Re è stato espulso, una parte l'hanno seguito e si è creata una diaspora all'interno della Lega, quindi alla fine è una situazione un po' diversa rispetto ad altre situazioni in cui eravamo separati. Diciamo, se io volessi fare il pignolo... Scusa, era anche Martella che voleva intervenire? No, Martella stava contando quanti faceva nella circoscrizione del Nord-Est, da come si sentiva sotto, ne faremo 5, ne faremo 4. Senatore Martella, attenzione, De Carlo poi interpreta, quindi viene contando. Ho ricevuto una telefonata e quindi ha risposto Luca De Carlo, ha accolto precisamente la cosa, perché la notizia che sta circolando adesso è che nella circoscrizione del Nord-Est, per una riattribuzione dei seggi non ancora ufficiali, la lista del Partito Democratico eleggerebbe 5 parlamentari europei, qualcosa naturalmente assolutamente positiva, ma non è ancora certa. E quindi questa era, aspetti, diciamo, quindi in caso fatemi vedere che ormai la memoria, quindi Bonaccini, Zan, Alessandro Zan, Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini e Annalisa Corrado. Sì, naturalmente non c'è ancora l'ufficialità, ma sembrerebbe così. Questa mattina sembrava che questo seggio venisse attribuito sempre al PD ma nelle isole, e invece da oggi pomeriggio sembra che possa essere attribuito all'Italia nord-orientale e quindi a noi. Questa è una notizia. Grazie senatore, cosa diceva De Carlo? No, dicevo che poi andiamo da Lucio. A fare il pignoletto potrei dire a Manera che in entrambe le situazioni Fratelli d'Italia ha pagato un po' i problemi interni della Lega, perché su Vittorio Veneto c'è stata questa implosione delle due aree, che naturalmente poi venendo, diciamo così, Toni De Re essendo poi la pietra dello scandalo, è chiaro che si creano due schieramenti, uno a favore e uno contro Toni De Re, e quella è stata la questione di Vittorio Veneto. Nella stessa cosa vale più o meno per Bassano, dove un sindaco uscente della Lega non viene più supportato dalla Lega, e quindi è Fratelli d'Italia che rimane sul sindaco uscente della Lega. Quindi ripeto, però sai, dopo le dinamiche, detta così semplificata, potrebbe sembrare sempre colpa della Lega, no? Ma in realtà poi non è così, insomma, le vicissitudini umane, specialmente tanto più piccolo il contesto, tanto più difficile mettere assieme pezzi di umanità differente, perché non c'è solo la politica, ci sono anche tante vicissitudini personali che a volte condizionano anche le scelte di chi è chiamato poi a fare la sintesi di visioni differenti. Allora, voglio coinvolgere ovviamente anche Maurizio Enzo, appena possibile, ma mi date, Lucio, dobbiamo fare un giro veloce, un po' tutti inviati ancora in giro. Lucio, se sei pronto, ok, con Nicoletta Rizzetto. Intanto ha smesso di piovere, no? Anche se della condizione dei tuoi capelli, sì, potremmo dire... ha smesso di piovere, assolutamente. È una bella frangetta. Ha smesso di piovere, sì.
E noi ripartiamo da Preganziol. Perché ripartiamo da Preganziol? Perché qui c'è stato di fatto un testa a testa su un sindaco e una giunta di centrosinistra. Un testa a testa con il centrodestra che dice: purtroppo non siamo riusciti ad arrivare dove volevamo perché siamo partiti tardi. Sono partiti tardi i partiti, questo ci ha detto Cestaro qui, che è appunto il candidato di centrodestra che ha perso, però non ha perso di tantissimo, perché i dati ci danno un 49,19% per appunto il centrodestra e un 50,81% per il centrosinistra, con la riconferma, anzi con la conferma di un sindaco per la prima volta qui a Preganziol, sindaco donna, anche se in realtà è una prosecuzione, perché il sindaco Galeano di fatto ha lasciato lo spazio proprio a Elena Stocco. Ecco qua, è il primo sindaco donna di Preganziol, prosecuzione dell'attività di Galeano. Cosa dire, da dove ricominciare e soprattutto perché siete riusciti a passare? Una grande soddisfazione, un risultato storico per la città di Preganziol, essere appunto il primo sindaco donna. Andiamo in continuità con il lavoro portato avanti dalla squadra, ma anche con nuovi innesti, per cui una squadra che sa unire l'esperienza e anche la freschezza. Perché abbiamo vinto? Sicuramente è stato premiato il lavoro, la serietà di questi anni, sicuramente sappiamo che c'è molto da fare, non ci tireremo indietro. Però 200 voti non sono tanti, eh? Non sono tanti, ma credo che diano merito ad un lavoro portato avanti e appunto ad una compagine che è sempre rimasta unita come squadra, e devo dire che rispetto al risultato delle europee, in cui appunto avevamo una contestuale votazione, siamo riusciti a fare appunto una rimonta che ha ribaltato anche questo tipo di risultato, quindi grazie alla città di Preganziol che ci ha rinnovato la fiducia e che l'ha data a me appunto come primo sindaco donna della città. Grazie. A te Ferdinando. Grazie a Lucio Zanato, Nicoletta Rizzetto e a neosindaco Elena Stocco di Preganziol. Maurizio Enzo, un flash, quello che stiamo raccontando tra i risultati significativi, che quindi quello che vi riguarda sul fronte nazionale, si riflette anche sulle amministrative, sulle comunali, per quello che vede sul territorio? Sì, io lo esamino tendenzialmente per la situazione a livello metropolitano di Venezia, essendo il segretario metropolitano di Sinistra Italiana. Alleanza Verdi e Sinistra praticamente mantiene una media intorno, superando anche il 6%. La cosa eclatante sicuramente è il risultato che abbiamo avuto a Venezia, Comune di Venezia, con un 9,81%, raggiungendo quasi la soglia del 10% e superando la Lega Salvini Premier. Quindi un risultato che ci porta a essere il terzo partito, la terza organizzazione politica a livello comunale, tendenzialmente positivo soprattutto per il lavoro che abbiamo svolto in questi anni, anche perché dalle politiche precedenti, che eravamo in quota 6,26 a livello comunale, rispetto al 3,80 a livello nazionale, a Venezia avevamo avuto anche là un aumento, un incremento di voti. Qua si parla con la diminuzione in percentuale rispetto alle politiche e alle europee dei votanti, abbiamo avuto 2.000 voti in più rispetto alle politiche, quindi è un dato veramente positivo. Va bene, Tony, mi prepari Bortolato, sindaco confermato a Mogliano, appena c'è lo sentiamo, cosa voleva dire per Ganziano? Volevo dire che effettivamente le dinamiche delle campagne elettorali sono particolari, sono legate alle persone ma anche a situazioni, io che ho girato adesso per le europee, a situazioni paradossali. A me è successo un caso con Elena Stocco, perché ho un'amica che si chiama Elena Stocco, mi è comparso veramente su Instagram e ho messo il like, perché credevo fosse sta mia amica e gli assomigliava pure. Mi è venuto fuori un disastro, la sezione mi ha chiamato, ma come l'appoggi? Cioè guardate, le dinamiche in queste situazioni creano dei dissapori, dei misunderstanding che sono legati, ha ragione lui, è legati, guardate, a volte alle banalità. Sì, vabbè, però adesso qui parliamo di Tony Da Re, che di fatto ha detto quello che ha detto di Salvini, ha criticato. È un po' birichino Tony. Tony Da Re è birichino. Beh, insomma, dai, lo sa anche lui. No, poi vi farò vedere quello che è successo tra Marcato e Paolin, ecco, oggi nel corso della nostra storia. Io devo sempre commentare quando litigano i miei amici della Lega, sempre tra di loro.
loro. Però il risultato è andato separato. Teocrazia, non potete sempre litigare. Tra di loro. Mi piace. Voi siete una teocrazia, non potete litigare. Bravi, non litighiamo. Noi siamo, costruiamo, non ci piace distruggere. Però scusi, non volevo interrompere la maniera. Poi vi fate vedere Mogliano. No, ma ha ragione, le dinamiche, specialmente dei comuni più piccoli. Quindi si è giocato i voti la pregazione. No, no, poi ma ho dovuto scusarmi perché si chiamava Elena Stocco, sta mia amica. Però guardate, sui comuni piccoli da 3, 4, 5 mila abitanti, dove la differenza di voti magari sono 50 voti da una parte all'altra, perché tu non sposti i due schieramenti. Guardate, si creano delle dinamiche interne tra bar, locali. Tanti comuni vanno alla vittoria e alla sconfitta su questioni che tutto eleggendo non può capire. No, poi Preganzione, veramente noi partivamo veramente sfavoriti, perché Preganzione è una roccaforte rossa, insomma, l'ho sempre stata. E Gianni Cestaro era una candidatura anche un po' di rottura, no? Questo imprenditore, un po' istrione, che è. E infatti siamo arrivati vicino alla vittoria. Poi non c'era ballottaggio, perché ovviamente essendo solo due liste il ballottaggio era già anche al primo turno. Però era una bravissima persona Cestaro, io sono stato spesso in campagna elettorale, una persona d'oro, perché... E infatti è stato premiato, perché è arrivato proprio lì in un contesto veramente difficile. Quindi a Gianni va detto grazie per aver sottratto tempo anche lui alla sua azienda per mettersi a disposizione. Martella vuole dire qualcosa, appunto, ancora di Preganzione poi Bortolato da Mogliano. Sì, io volevo intanto complimentarmi con la neo sindaca di Preganzione, Elena Stocco, che ha fatto un ottimo risultato e che può rappresentare sicuramente una continuità rispetto alla giunta di Paolo Galeano, ma anche una prospettiva nuova, ed è stata una bella battaglia vincente. Poi vorrei fare, anche per rompere un po' il clima idilliaco, una battuta più di carattere politico. Sì, è vero, le elezioni amministrative spesso si giocano anche su contese che hanno delle radici anche locali, però noi non possiamo dimenticarci che nel corso di questi mesi abbiamo assistito ad una battaglia interna alla Lega molto forte, molto pesante, che ha portato a congresso, che ha portato delle scelte, compresa quella di Toni D'Arè, e quindi penso che noi dobbiamo considerare anche questo, così come dobbiamo considerare il fatto che anche all'interno dell'alleanza di centrodestra, così come è avvenuto in alcuni casi per noi, si è creata una frammentazione per uno spirito competitivo tra Fratelli d'Italia e Lega. Anche per quanto ci riguarda, ovviamente conta la capacità di fare delle proposte unitarie, e basta guardare il dato delle europee. Il dato delle europee ci dice che il centro-sinistra unito ha una somma di voti superiore o alla pari di quello del centrodestra, e però il nostro compito è trasformare questa somma numerica in una proposta politica vera e propria che possa essere riconosciuta dai cittadini. Talvolta è così anche nelle situazioni amministrative, nei comuni non sempre si riesce a fare questo salto di qualità. Quando lo si riesce a fare, Qui Martello è molto interessante, vorrei che ne parlassimo dopo, ma siccome lei ha lanciato anche il sasso, dobbiamo far vedere quello che è accaduto poi in diretta con Marcato, quindi subito dopo la pubblicità. È interessante quello che veniva criticato, che il PD ha detto qualcosa di sinistra e questo va premiato, no? E in qualche maniera vediamo anche essere premiato Alleanza Verdi Sinistra. Però cosa faceva il Movimento 5 Stelle? Non stava in qualche maniera dicendo anche il Movimento 5 Stelle qualcosa di sinistra? Però o è finita quella spinta o appunto è un ragionamento diametralmente opposto rispetto a quello che dicevamo della piattaforma programmatica, come si diceva, un po' più di sinistra. Allora fermi lì, ci fai sentire Mogliano, così abbiamo sentito anche questo. Andiamo in pubblicità, poi Ilaria Marchiori e vi farò vedere anche il caso Marcato. Ecco qua. Vediamo in diretta. Sindaco! 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 Grande Davide! Prima dichiarazioni quali?
coraggio. Beh, una grandissima emozione, veramente. Bello, è stata dura, però insomma è stato riconosciuto il lavoro fatto durante i 5 anni, è stato riconosciuto il grande lavoro fatto da tutta la squadra in campagna elettorale. E bravi tutti, veramente. È stata una grande emozione, sempre, è la seconda volta per me, però è sempre bellissimo. Questa volta dal primo turno, che dati ha? Sono buoni, insomma, abbiamo scavallato il 50% più uno, mancano ancora 3 sezioni che sono in ritardo, però insomma ce l'abbiamo fatta, siamo abbondantemente sopra il 50%. E io voglio dedicare questa vittoria a Nico. Grande Nico! Grande Nico! È qui con noi, ieri purtroppo è mancato. È stato un grande consigliere, il suo spirito ci ha aiutato sicuramente. Allora, Stalingrado superata? Sì, abbiamo vinto su tutte le sezioni praticamente, cioè, tranne una, vabbè, lasciamone una agli altri, dai. Bene, bene, bene così, bene così. Avevamo paura del terzo candidato, ma si è attestata sul 6-7%, quindi non ci ha impedito di fare il 50% più uno. Centrodestra unito. Centrodestra unito, centrodestra vince, una grandissima coalizione, una bellissima squadra. Ringrazio tutti i 111 candidati, bravissimi, abbiamo lavorato tanto in questi mesi, insomma abbiamo fatto grandi proposte per continuare a governare bene la città di Mogliano. Qual è la prima cosa da fare adesso? Ce ne sono tante, la prima l'ho anche già annunciato, insomma dedicheremo, vabbè, festeggiare naturalmente, no, dedicheremo una piazza ai volontari di Mogliano perché se lo meritano, abbiamo tantissimi volontari in città e si meritano di avere una piazza dedicata a loro. Allora adesso davanti al municipio? Sì, assolutamente, a festeggiare. Allora, sono le 21.34, sempre in diretta. Ilaria, tu sei dove? In questo momento ci siamo spostati, siamo in terraferma, siamo nella zona di Marghera. A Marghera, va bene. Ilaria Marchiori. Ormai hanno chiuso tutti i comuni. Infatti sì, ormai sì, dai. Però perché abbiamo qui quasi ovviamente qui noi non abbiamo avuto feste, non abbiamo ancora avuto feste. Qui siamo con i 3 comuni che abbiamo seguito nel pomeriggio, tutti e 3 al ballottaggio, per cui poi la cosa si è chiusa anche abbastanza presto. Quindi Porto Gruaro. Allora abbiamo Porto Gruaro, ma c'è lì la collega, sì, De Roberto, quindi ve ne ha parlato lei. Noi siamo l'ultimo, insomma era quello un po' più popoloso, il comune di Spinea, che tra l'altro ricordiamolo, comune commissariato, dove ora la sfida è tra centrosinistra, centrodestra, quindi tra Franco Bevilacqua e Claudio Tessari, che tra l'altro è già stato sindaco 2 volte, Tessari. Tra l'altro oggi si sono anche incontrati, erano molto tranquilli, una bella stretta di mano, entrambi pronti a queste 2 settimane di sfida. Bevilacqua, che ha ottenuto il 46,91% delle preferenze, ma c'è stato un momento in cui si è pensato che in realtà potesse anche vincere al primo turno, perché ha sfiorato il 51%, poi invece si sono proporzionate le percentuali e quindi si è arrivati al ballottaggio con Tessari, che invece è arrivato al 30%. Invece Martina Vesnaver, che era l'ex sindaco, ricordo di nuovo che ora il comune di Spina era commissariato, che ha ottenuto il 23% delle preferenze. Dunque ballottaggio Bevilacqua Tessari. Poi invece a Scorzè la sfida è tra Giovanni Battista Mestriner e la sindaca uscente Nais Marcon. Mestriner, che ha ottenuto il 46,39% delle preferenze, mentre Nais Marcon il 32%. È rimasto fuori Antonio Rosetti con la percentuale del 21,29%. Al contrario di Tessari e Bevilacqua, tra Mestriner e Marcon non corre propriamente buon sangue. Oggi Mestriner diciamo non ha speso proprio
parole di simpatia nei confronti della sua rivale, anzi l'ha definita scorretta. Lei poi non ha replicato, comunque ci sarà modo di risentire queste sue parole, e tra l'altro ha detto anche che si prepara a brindare tra 2 settimane. Dunque sarà interessante vedere anche questa sfida di Scorzè. E infine il terzo comune, anche questo al ballottaggio, quello di Noale. In realtà si sapeva, era quasi da subito che sarebbe andato al ballottaggio, visto la presenza dei 4 candidati. La sfida è tra Stefano Sorino, che ha ottenuto il 36,25% delle preferenze, che rappresenta un po' tutto il centrodestra unito, e invece la vice sindaca uscente Alessandra Dini, che ha ottenuto il 26,46% dal sostegno di 3 liste civiche. E Carlo Fascina il 24,97% delle preferenze, tra l'altro è molto soddisfatto perché era, diciamo, la sua prima esperienza in tal senso. Invece poi a seguire alla fine Michele Celeghin con il 12,32% delle preferenze. Sarà da capire se ci sarà qualche tipo di alleanza. Ladini ha già detto che loro non hanno alcuna intenzione di fare alleanze, vogliono essere, insomma, coerenti con quanto detto in tutta la campagna elettorale, mentre Sorino non ha escluso che invece si potrebbero avere delle alleanze, ma questo lo vedremo in corso di queste settimane. Ultima cosa, Ferdinando, tutti i candidati unanimemente si sono appellati agli elettori per andare a votare, perché questa seconda tornata sarà molto importante. Come vedete, Ilaria, grazie. Con chi sei tu? Così salutiamo anche... A voi. Con Cristian Roque Allende. Cristian Roque Allende. Quindi grazie a Ilaria Marchiori e a Cristian. Buon lavoro, anche perché è interessante. Martella, una battuta gliela chiedo anche sul caso Scorzè, non so, perché appunto Mestriner, che è in vantaggio col 46-48 per andare a ballottaggio con Naïs Marcon, resta fuori il PD con Losetti. E qua tra il 31,58 della Marcon e il 21,94 vostro si può essere un ragionamento che pensate di intavolare? Guardi, decideranno sicuramente nelle prossime ore a Scorzè, come giusto che sia. Certo, era stato preventivato un risultato di questo genere, che vedeva contrapposto l'ex sindaco per molti anni Mestriner e la sindaca uscente Marcon, e la candidatura che era stata messa in campo dal centrosinistra ha ottenuto un risultato che però non consente di andare al ballottaggio. Penso che adesso si possa aprire qualche ragionamento, che ovviamente non può che essere di natura programmatica, mettendo al centro alcune questioni nell'interesse dei cittadini di Scorzè. Ma ripeto, sarà una questione, un ragionamento che faranno loro a Scorzè nelle prossime ore. Allora, senatore Martella, devo approfittare della sua presenza, che so tra 10 minuti, anzi già lasciare un po' prima, però le devo far vedere questo passaggio di oggi, quindi voglio sentire tutti, anche il senatore De Carlo, insomma. Qui è il momento in cui Roberto Marcato si collega per commentare gli ospiti. Vedevo un gran dibattito anche Vannacci, no? Qualcuno scriveva ottima scelta di Salvini, viva Vannacci, subito dopo un sms totalmente contro Vannacci, no? Ma chiaramente di un elettore della Lega, almeno mi sembrava così dagli sms che ci hanno consentito visualizzare Antonio Esposito e Mattia Pizzale dalla regia. Ora ci sono 2 passaggi almeno importanti. Il primo, che riguarda il risultato, parla di sconfitta Roberto Marcato, e poi il caso Vannacci e soprattutto quello che lo riguarda, cioè quella candidatura mancata. Sono 5 minuti, volano, diciamo, però sono da sentire perché poi ne parliamo. Vediamo. Devo constatare che in Veneto abbiamo avuto un risultato peggiore rispetto alle politiche 2 anni fa, per cui, insomma, per noi Vannacci non è stato un valore aggiunto, casomai, anzi, perché di fatto, ripeto, abbiamo avuto un risultato peggiore rispetto a 2 anni fa. E io su questo mi voglio concentrare. Cioè, io vorrei stare in una Lega che torna a vincere, che torna a vincere in maniera robusta, che torna ad essere interprete del territorio, altrimenti ci troveremo qui a cantare vittoria per uno 0, in più, e in regioni che hanno visto nascere la Lega
avere un risultato negativo. Cioè, quindi io oggi parlo di sconfitta, punto. Non è che possiamo fare altri ragionamenti, altrimenti va bene tutto, dopodiché ci chiediamo perché la gente non va a votare, perché i partiti non sono più attrattivi, perché dobbiamo dire la verità, perché dobbiamo essere coerenti. Allora, in Veneto la Lega oggi ha fatto il risultato peggiore rispetto a 2 anni fa. Vogliamo porci qualche domanda o continuiamo a dire che va tutto bene, chi se ne frega e qualcuno ci penserà? Ecco, io ho troppo a cuore questa Lega, sono militante da troppi anni e soprattutto ho fatto tanti, troppi chilometri per le campagne elettorali di tutti e quindi ho il sacrosanto diritto e dovere di preoccuparmi dei risultati. Col senno di poi, come si dice, no? C'è il proverbio, con un marcato candidato cosa sarebbe successo? Ma resta il fatto che il candidato, il politico più votato del Veneto, la Lega non l'ha candidato, cioè questo è il dato politico. Che cosa avrei preso io se fossi stato candidato? Non lo so. Di certo è che io sono stato a preferenze, non a chiacchiere, a preferenze, sono il politico più votato del Veneto. Qualsiasi altro partito, e tra l'altro gli altri partiti me l'hanno chiesto, il mio partito si è ben guardato dal candidarmi. A me non è sembrata una grande genialata. Resti ovviamente in linea. Paolin, lei cosa dice? Allora, con la solita verbo ha detto delle cose. Beh, mi spiace perché gli ho chiesto io personalmente di candidarsi alle europee e Roberto se lo ricorda benone. Poi non parlerei di sconfitta, sì, la flessione rispetto alle politiche di 2 anni fa c'è. Però la vedo la imputo più alle lotte intestine che ci sono nella Lega, cioè sul palco di Pontida, su tutta una diatriba. Roberto, io dico che fai la sceneggiata, perché qua stai parlando con chi ha proposto Zaia candidato su tutte le circoscrizioni e ho letto in un'intervista sul Corriere che lui ha ribadito che non si sarebbe mai candidato perché per la coerenza. Quando io gli ho detto che lui è stato candidato quando era giovane presidente della provincia, sconosciuto dalla Lega, bene, la Lega ha investito su di lui. Per me si chiedeva un sacrificio per tutti, i nostri big, come vengono chiamati, secondo me dovrebbero candidarsi, quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare, quindi anche tu, io te l'ho chiesto, sono venuto da te, te l'ho chiesto di candidarti, secondo me la tua candidatura avrebbe dato dei voti sicuramente in più. Non possiamo dire che Vannacci è stato bocciato perché con 138.000 preferenze, no, 143 mi aggiorno, non credo che sia un candidato bocciato. Per me è un candidato che ha lavorato alla causa della Lega, non credo al partito laburista, a tutte queste storie che sono state sollevate sui valori della Lega. Credo che Vannacci interpreti benissimo i valori che la Lega storica professava, quello dell'invasione, quello di quello che sappiamo, Roberto. Diciamoci la verità e non giochiamo alla parte. Alla parte sì, replicherai sicuramente, però cioè, io ti dico, siamo tutti nella stessa barca, cerchiamo di remare, io non imputo a te le cose che imputo a qualcun altro, ho rispetto della tua militanza come tu hai rispetto della mia, però sappiamo benissimo che le lotte intestine della Lega hanno influito più della candidatura di Vannacci, che ha fatto il suo, devo dire, perché doppia il candidato della Lega che arriva dopo, quindi non è che non potevamo chiedergli di più. Allora stiamo marcando.
Allora, io ringrazio per la stima Paolin, però i partiti parlano attraverso i propri segretari e i segretari, sia quello regionale, quello federale, a me non hanno chiesto la disponibilità. Avevo chiesto candidato. Stefano, Roberto, lo sai, non giocare su questa cosa. Io ho detto Paolin, che venivo in pace. Non diciamo sciocchezze, a me Stefano non ha mai chiesto nulla. Così come non me l'ha mai chiesto, Matteo Salvini. Mi hai risposto di no, mi hai risposto che non ti saresti candidato. Chiusa, che non mi interessa, è una questione chiusa che non è più interessante. Perché acqua passata non macina più, non è un tema. Non è un tema. Sul tema di Vannacci, ha un signore che quando gli viene chiesto che cosa pensi dell'autonomia, lui dice candidato della Lega e portabandiera, che non serve. Perché c'è già la riforma del titolo quinto. Per me questo è sufficiente per non candidarlo. Perché la guarda, ti ricordo che hai qualche compagno di giunta. Dell'autonomia. Paolin, un attimo, lo faccia finire e poi replica. Mi stacco perché non si capisce nulla. Invito Paolin ad avere il rispetto che ho avuto per lui. Ti chiedo scusa. Quando gli è stato chiesto che cosa pensaste dell'autonomia, ha risposto questo. È una risposta sufficiente per non candidarlo. Anzi, invece noi l'abbiamo fatto portabandiera. Uno che parla di Dio, patria e famiglia. Non c'entra nulla con la Lega. Noi siamo per il territorio. Noi siamo per l'autonomia, per l'identità dei territori. Cosa c'entra Dio, patria e famiglia? Cosa c'entra Dio, patria e famiglia? Dopodiché possiamo trovare tutte le scusanti che vogliamo, ma il dato certo è che in Veneto abbiamo perso rispetto a 2 anni fa e continuiamo a perdere, e a livello nazionale Forza Italia, privata del suo fondatore e leader carismatico, ci supera. Allora vogliamo fare una riflessione per dire che cosa è diventato il partito e che cosa vuole continuare ad essere, e lo si fa attraverso un congresso. Per me Salvini può rimanere segretario per i prossimi 200 anni, ma io voglio sapere in che partito milito. Allora, questo è, si aggiunge un tassello rispetto a quello che vi ho detto poco fa. Quindi questo è accaduto in diretta, certifico una cosa che magari può sfuggire a alcuni. Roberto Marcato, il più votato alle regionali per la Lega, assessore allo sviluppo economico della nostra regione, e invece Paolin, già deputato della Lega, è segretario organizzativo del partito. Allora, tutto ciò si consuma in diretta, quindi non solo abbiamo perso, dice, è stato uno svantaggio fondamentalmente Vannacci, non sappiamo dove va questo partito, c'è anche il tema dell'autonomia, no? È un candidato di bandiera e questo dice c'è già il titolo quinto, cosa c'entriamo noi con Dio, patria e famiglia? Allora, Martella, che cosa si è consumato oggi in diretta quando dicono noi volevamo candidarti, te l'avevo chiesto io, non me l'ha chiesto però il segretario Stefani, non me l'ha chiesto Salvini? Beh, si è data evidenza a una situazione di cui prima abbiamo parlato, e cioè nella Lega da parecchi mesi a questa parte c'è uno scontro molto duro che ha portato al fatto che si possa dire che ci sono due linee e forse due leghe, e ciò che imputa Marcato a Salvini è molto chiaro: aver scelto di fare della Lega non un partito del territorio, non un sindacato del territorio, ma di avergli dato una dimensione politica nazionale e sovranista al punto tale che probabilmente per competere con Fratelli d'Italia ha deciso di candidare Vannacci, che sinceramente per me c'entra poco sicuramente con i valori che dovrebbero rappresentare molti politici che vanno al Parlamento europeo, ma da quello che dice Marcato c'entra poco anche con la Lega. In tutto questo credo che sia evidente un dato: la Lega ha interrotto un suo trend di crescita, già si era visto alle scorse elezioni politiche del 2022, lo si vede nuovamente, e se voi guardate i dati, il Partito Democratico è circa 6 punti sopra la Lega. I vincitori sono assolutamente
Fratelli d'Italia, ma non c'è dubbio che il primo partito dell'opposizione e il secondo partito del panorama politico veneto è il Partito Democratico. La Lega, ci sono stati momenti, se pensiamo anche agli ultimi europei, sì, che aveva dei dati altissimi. Quindi mi pare che sia successo questo e che questo scontro, mi permetto di dire, non sia ancora concluso. E quindi penso darà qualche altro elemento di riflessione nei prossimi tempi. Qui scrivono: vantarsi di 143.000 voti di un personaggio che semina odio, vergognatevi. Poi qualcun altro diceva: attenzione dove mettete la croce, perché poi bisogna portarla, no? Xena, che si firma sempre un telespettatore affezionato. Voglio sentire tutti, però prima di questo... Ah, le ricordavano l'addio Calalzo, che oggi si è consumato in diretta, l'addio del sindaco Luca De Carlo alla sua Calalzo. Dopo ne parliamo. Flash veramente, Anna De Roberto. Ciao Anna, buonasera. Tu sei a Porto Gruaro? Sì, eccoci, buonasera. Stiamo passando da sotto i portici a fuori perché sta piovendo ad intermittenza in questa serata silenziosissima a Porto Gruaro. Tutti quanti i candidati sono tornati a casa. Porto Gruaro che esce da questa tornata elettorale con un ballottaggio. Centrodestra compattissimo, si è compattato all'ultimo con Luigi Toffolo, che sarebbe della Lega e ha segnato un 40% di preferenze, contro il centrosinistra, altrettanto compatto, che invece di preferenze ne ha portate a casa un 30%. C'è questo 23% segnato da Sara Moretto in quota Italia Viva, ma che all'interno della propria coalizione ha portato dentro diverse anime. Ci sono anime della destra e anime della sinistra, e questo sarà davvero l'ago della bilancia per le elezioni a Porto Gruaro. Quindi sì, è vero, si va al ballottaggio con questo 23% che sarà tutto da giocare. Entrambi candidati, quindi Luigi Toffolo centrodestra, Antonio Bertoncello centrosinistra, hanno scelto di darsi qualche giorno per poi passare di fatto alle trattative, perché Porto Gruaro, 24.000 abitanti, esprimerà circa 5 assessori più il presidente del Consiglio Comunale. Quindi bisognerà un po' capire come gestire gli equilibri per non fare torti a nessuno, perché sono coalizioni che hanno avuto dentro di sé almeno 5 liste, e quindi ci sono diversi partiti da accontentare. Sara Moretto per ora non si pronuncia, contenta anche lei del risultato, ricordiamo ex parlamentare. Entrambi i candidati soddisfatti, quindi centrodestra con Luigi Toffolo e centrosinistra con Antonio Bertoncello, che si prepara di fatto ad una rimonta. Il quarto candidato, perché era una sfida a quattro, è Alida Manzato, lista civica, porta a casa il 5% di voti, quindi comunque un posto in consiglio comunale. Quindi è davvero qui a Porto Gruaro una partita tutta da giocare. Va bene, grazie Anna De Roberto e Alberto Pivetta, grazie davvero anche a voi per il preziosissimo lavoro di oggi. Voi, prima di sentire Manera, parte in causa in tema Lega, è stata una mossa giusta quella di Salvini, candidare Vannacci? Giusto o sbagliata? Dopo credo aver sentito anche Marcato. Guarda, io faccio sempre fatica a ragionare di fatti di casa altrui, perché non ho il quadro, certo, completo, vabbè, e quindi uno fa anche fatica a non conoscere retroscena, e quindi non può capire, faccio fatica. Sono abbastanza alla luce del sole, quando diciamo, giudicano i fatti della Lega ormai. Ho capito, però sempre, non è sempre che si vede tutto quello che è la luce del sole e quello che realmente accade. A volte accadono anche altre cose. È chiaro è che se Salvini impone Vannacci o fa la scelta di mettere Vannacci, e Vannacci comunque fa un risultato straordinario sotto il profilo numerico, e poi non gli si può dire a Salvini che non ha fatto una brutta scelta, anche perché se non l'avesse fatta, lui potrebbe sempre dire: se non ci fossero stati quei 120, quei 130 mila preferenze, probabilmente avremmo preso anche mezzo punto in meno. Dall'altra parte sono quelli che dicono: no, perché se non ci fosse stato Vannacci sicuramente la Lega sarebbe rimasta un po' più legata ai propri valori, però ricordo che un anno e mezzo fa Vannacci non c'era e la Lega fece lo stesso numero di preferenze. Quindi è sempre, il giorno dopo è facile fare i commenti. Lì ha fatto una scelta chiara, lui probabilmente ha letto una situazione che era una situazione di difficoltà e ha detto: ho bisogno di un top scorer per alzare le mie preferenze, alzare i miei voti, e ci ha messo Vannacci. Che dice Valera? Allora, ci sono territori e territori intanto. Allora, io in questa campagna elettorale, onestamente,
cioè, molti degli elettori che avevano votato me l'anno prima mi hanno seguito da questo punto di vista, ma tanti si lamentavano della presenza di Vannacci, perché l'elettorato che io ho a Treviso è un elettorato moderato, di un certo tipo, che segue il sindaco Mario Conte, e quindi è un dato di fatto oggettivo. Probabilmente ad altre latitudini o in altre regioni, probabilmente hai visto come... Sì, ma abbiamo sbagliato tutti su questo, eh? Cioè, nel senso che quando Federica, l'abbiamo detto tante volte, dice noi abbiamo i nostri candidati, voterò questi, Zaia dice abbiamo i nostri candidati, voterò quelli della Lega nostri qui, cioè, molti pensavamo, no, a torto ragione, forse qui Vannacci va, no, Vannacci no, forse... va un po' meno bene rispetto al resto. E invece 143.000 persone. Sì, sì, però non sai di contraltare quanti non ci hanno votato qui, perché c'era presente. Cioè, esatto. Questo a me la gente è il tema poi dell'identità che ci dà. La mossa di Salvini è stata: io ci metto uno top scorer e uno esterno, porta solo voti da fuori dal partito. Se quelli dentro il partito scontenti focalizzano e si concentrano su un candidato della parte storica, io aggiungo a quelli che mi vengono da fuori a quelli della parte storica. Questo è l'azzardo di Salvini. E dopo c'è una quota a parte invece, che è quello che dice prima Alessandro, che io non vado a votare perché c'è Vannacci, però, e questo è quello che dico sempre io anche nei comuni, se facciamo una lista da 16 persone e non te ne piace uno, non è che puoi fare a meno di votare la lista, no. Perché il concetto è che su questo posso dire, scegliene questo... uno degli altri 15. Scusami, non sono d'accordo, perché la presenza di Vannacci, guarda, io l'ho visto perché ci ho girato io ho fatto tre province perché non avevo il tempo, quindi era proprio un tipo elettorato, cioè, era marcante per come eravamo noi come partito. Cioè, non è che avevi messo uno, guarda, non mi piace, un leghista che non mi piace, è, diciamo, di un elettorato diverso. Qui era uno molto dirimente. Cioè, a me hanno detto, tu, guardate, a me l'hanno detto tante volte. È uno di Fratelli, cioè, uno più simile a Fratelli d'Italia. Mi dicevano, come hai fatto tu a fargli mettere uno così? Cioè, ma gli dicevo, ragazzi, sono candidato anch'io, vota a me. Cioè, sì. È talmente marcante. E infatti, io c'è stato un passaggio, lo sapete, in cui ho preso le distanze all'inizio. Perché ho detto, no, ste cose non si possono dire perché io faccio l'amministratore e ste cose non si possono dire. Che fu, credo, quello sulla disabilità. Bambini. Non si possono dire queste cose. Chi fa l'amministratore, queste cose non può dirle. Però sai che, Ale, che anche è una questione dall'altro punto di vista, è che magari la Lega, quando ha fatto più il Vannacci, è quando è arrivata al picco massimo, perché non ti nascondo che quando arrivò al picco massimo, cioè alle europee scorse, il linguaggio, lo storytelling, la narrazione era molto vicina magari a quello che oggi interpreta Vannacci, quindi anche lì sai, va contestualizzato. Io dico per mia esperienza, lo dico sinceramente, probabilmente in altre regioni, ma per mia esperienza, nei miei riguardi, spesso ho dovuto spiegarla. È a Treviso che tu e Mario Conte siete... Sì, non è che a Vicenza, a Padova... Sì, ma siete voi che forse siete un unicum, cioè un eccesso diverso. Moderato della Lega. Perché probabilmente dove la Lega è un po' più sanguigna, sì, però, magari assomiglia un po' di più a Vannacci rispetto a Mario Conte. Se posso, il governatore, che ha preso qualche voto, mi sembra molto più simile a noi da questo punto di vista. È questo che ha preso il 76%, quindi forse allora, il Veneto è d'Europa. Devo andare in pubblicità e salutare anche il senatore Martella, come promesso tra me e lui. Allora, Maurizio Ezzo, cosa pensa lei? Su questa cosa non vorrei neanche entrarci come dibattito, perché penso che se ci fosse un cittadino in questo momento che valuta un attimo il dibattito che viene fatto sul tema Vannacci no, Vannacci sì, oppure rispetto al tema della politica basato su un linguaggio che deve essere sempre più aggressivo e portato all'esasperazione, penso che da qua ti dimostra anche perché c'è la caduta del numero degli elettori che va al voto. Nessuno ha parlato, per esempio, che siamo andati ulteriormente sotto e anche sotto il 50% degli elettori che vanno a votare. Non è tanto il discorso dei candidati, ma è il problema dei partiti politici che molto spesso, per riuscire ad avere due punti in più o cose del genere, magari estremizzano le loro candidature a livelli anche molto pericolosi, perché il Vannacci di turno, è inutile negarlo, ha ricordato determinati eventi e determinati accenni storici che sono veramente negativi per il nostro paese e li condanniamo tutti di per se stesso, io penso. E dall'altro lato, senza parlare naturalmente delle sue posizioni sulle
situazioni di cittadini che sono realmente italiani, ma per il suo concetto di DNA fisico non sono neanche italiani. Anche se, guarda caso, l'altro ieri in Atletica Leggera il 99% erano atleti oriondi italiani che naturalmente hanno madre o padre di altri provenienza. Quindi tutti concetti che sicuramente fanno estremizzare le cose. Quindi militari generali non vogliamo Vannacci ma Iannicelli, scrivono. Va bene, però lei sa che, no, perché poi il dibattito è stato anche questo, che il vostro Vannacci è Ilaria Salis, no? E quindi no, non è assolutamente paragonabile la cosa. Innanzitutto Ilaria Salis è un fascista e antinazista, mentre il caro Vannacci fa addirittura esternazioni che ricordano quegli eventi tragici dove chissà perché i nostri genitori ci hanno salvato portando la nuova istituzione. Va bene, volete dire qualcosa? No, no, perché sennò ci fissi sovrapponente non si capisce. Sulla Salis stendo un velo pietoso. Vabbè, non era? Dai, si poteva. E su Vannacci no, però. Certo, io non ho candidato Vannacci. Ma, cerchiamo di non confondere chi ha piede libero e chi è in una galera per aver picchiato le persone in Ungheria. Allora, non è siccome, no, siccome... Siccome, siccome i partiti sono quelli, mi scusi, cioè, siccome i partiti sono quelli che candidano le personalità per aumentare il consenso, non mi risulta che l'operazione Salis sia un'operazione diversa da questo tipo. È veramente una operazione di marketing per approfittare di un contesto, far credere che la Salis sia la vittima di un sistema quando ne è il carnefice e prendere i voti di quella parte politica che pensa che la Salis sia un fenomeno. Io oggi, se lei fa parlare poi parla lei, ma se lei parla sopra... Guardi che lei ha anche la sfortuna di essere collegato, per cui non la si sente, si sentirebbe solo la mia voce. Quindi se mi fa finire, poi parla lei e chiude. Ha parlato per due ore, ha parlato per due ore. È perché mi danno la parola, non è che io prendo Avarino e lo costringo a farmi parlare. Evidentemente ho qualcosa da dire. Mi scusi, sì. Mi sembra. Ecco, ripeto, io oggi, tra i cittadini che ho incontrato, ce n'è parecchi che sono inorriditi dal fatto che la Salis oggi passi direttamente da una galera per essere accusata di aver attaccato e preso a sprangate delle persone al Parlamento europeo. Questa è una cosa che secondo me allontana la gente dalle votazioni, tra l'altro. Però, insomma, io non uso questo, non ho questo uso strumentale della politica. Capisco che qualcuno la usi demagogicamente per propaganda. Dai, prego. Posso risponderle? Madonna mia, faccia pure. Attualmente la Salis è una parlamentare europea e sicuramente, innanzitutto, dipende naturalmente dalla regolamentazione parlamentare del Parlamento europeo stabilire che lei venga liberata, ma il procedimento nei suoi confronti continuerà fino a dimostrazioni di prova contraria. Quindi lei non può dichiarare che lei è colpevole. Non ho detto che è colpevole. Posso finire? Ma non ho detto che è colpevole. Non mi metta in bocca parole che non ho detto. Ha fatto 16 mesi di carcere, ok? Senza un procedimento che dimostrasse il fatto, l'oggetto, ok? Va bene, fermi lì, dai che avevo promesso perché c'è anche, esatto, infatti lo vedo nel preview, avevo promesso al senatore Andrea Martella che ci saremmo salutati come da accordi alle 22, grazie davvero al segretario del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella. Grazie direttore, un saluto a tutti, avrei voluto dire qualcosa su Vannacci e le scelte fatte, le cose fatte. Vorrei dire che Vannacci è un esponente politico, adesso è eletto dalla Lega, che ha detto che Mussolini è uno statista. È un esponente politico che ha detto che bisogna fare le classi differenziate per i bambini disabili. È un esponente politico che ha dato giudizi di un certo tipo sugli orientamenti sessuali. Ecco, non ha nulla a che fare, io credo, con ciò che dovrebbe rappresentare la politica,
anche nel Parlamento europeo, evidentemente non ha molto a che fare nemmeno con la Lega, anche se, come è stato detto giustamente, ci sono stati degli elettori che hanno votato Lega perché c'era Vannacci. Il caso di Ilaria Salis è un caso del tutto diverso, non la si può definire una carnefice come ha fatto Luca De Carlo, né colpevole, ha un procedimento in corso. Abbiamo più volte anche con il governo chiesto non tanto di discutere quello che sarà il giudizio, le sentenze su di lei, ma quello che è stato il trattamento che ne ha ricevuto nelle carceri ungheresi. Una forza politica ha deciso di candidarla e io penso che questo sia del tutto illegittimo e che non possa essere paragonabile al caso di Vannacci, che è tutt'altra cosa e ha detto delle cose che sono davvero disprezzabili, ecco, per usare un termine abbastanza comprensibile. Grazie Martella. Allora, grazie, buona serata. Grazie. Monica Smiderle, che è a Bassano con Nicola Finco. Monica, se già mi senti, ti chiediamo pazienza un minuto, anche a Nicola Finco, e andiamo in pubblicità e così dopo ci prendiamo tutto il tempo. A tra poco. Allora, 22:10, come promesso, subito a Bassano e Grappa con Monica Smiderle. Vai Monica. Buonasera a te Ferdinando, buonasera a tutti i nostri telespettatori. È stato un lunghissimo pomeriggio qui a Bassano del Grappa, un lungo testa a testa tra Nicola Finco ed Elena Pavan. Era chiara invece la posizione di Roberto Campagnolo dalle prime sezioni scrutinate. Insomma, alla fine al ballottaggio andranno appunto Roberto Campagnolo centro-sinistra e Nicola Finco centro, grande progetto del centro, centro-destra, insomma. Sì, una nuova formazione politica. Noi abbiamo costruito, diciamo, questo cantiere politico sui programmi e sulle persone, e vedo che insomma i bassanesi ci hanno premiato e quindi speriamo bene fra 15 giorni di portare a votare ovviamente coloro che ci hanno votato, ma anche tutti gli altri elettori del centro-destra, perché non possiamo lasciare Bassano al centro-sinistra. Praticamente lo scrutinio si è quasi concluso perché siamo a 40 sezioni su 41, vediamo i dati: Campagnolo al 28,34, Finco 25,23, Elena Pavan 22,97, ricordiamo il sindaco uscente. È il momento, che è la vera grande rivelazione di questa tornata elettorale, la lista civica dei giovani 13,71, Roberto Marin 9,76. Nicola Finco, guardando i dati, i risultati delle elezioni europee e tracciando un bilancio, possiamo davvero dire che i vincitori di questa tornata elettorale per quanto riguarda le elezioni amministrative sono le liste civiche? Beh, certamente lo vediamo anche dai numeri. La gente, ovviamente, una cosa è il voto politico e l'hanno espresso attraverso le elezioni europee, però quando devono votare per il comune, per i propri amministratori, premiano le persone, ma soprattutto premiano i contenitori civici, e l'abbiamo visto dalla lista del momento, che questa lista di giovani che ha portato ovviamente una novità all'interno del Consiglio cittadino, ma anche le liste civiche, quelle del sottoscritto piuttosto che di altri candidati. Quindi è stata una bella partecipazione, insomma, dei cittadini, ma soprattutto hanno scelto per il comune non i partiti ma le persone. Tant'è vero, Ferdinando, che Fratelli d'Italia, ad esempio, che ha portato a casa un 33% alle elezioni europee, si è fermato all'11% invece alle elezioni amministrative. Ancora una volta la conferma appunto che alle comunali si votano più le persone che i partiti. E poi c'è questo dato importantissimo, che è quello della lista dei giovani al momento, che aveva candidato sindaco Gianni Zen. Sì, qualcuno questa mattina pensava già di festeggiare visti i risultati delle europee, però insomma
ma anche la storia proprio di Bassano lo dimostra, di una differenza tra i voti delle europee e quelle delle amministrative. Quindi è una partita ancora, insomma, aperta da giocare, ma insomma, noi siamo pronti a fare la nostra parte. È una partita aperta perché naturalmente ci sarà il ballottaggio il 23 di giugno, sì. Adesso si apre la grande partita degli alleanze, degli accorpamenti. Ecco, appunto, questo è importante però, perché se Finco dice, se puoi riportare perché quello che diciamo, perché se Finco dice qualcuno pensava di vincere, attenzione perché adesso sono i voti che anche nelle due prossime settimane sono i voti cui lui deve guardare. E ti dico, siccome è qui con noi il senatore Luca Recarlo, ha già detto che dove si va al ballottaggio è chiaro che non, una vicinanza, un'indicazione, come la possiamo definire, no? La darà sempre nei confronti del centrodestra e quindi a Bassano nei confronti di Nicola Finco. Ma non c'è il benché minimo dubbio. Va bene Monica, lo riporti a Nicola? Sì, anche dalla segreteria regionale della Lega, da Stefani, oggi insomma si apre alla possibilità di una pace insomma all'interno del centrodestra, in questo caso bassanese, e quindi un centrodestra che dovrebbe arrivare al ballottaggio ricompattato. Ma noi abbiamo sempre tenuto insomma un atteggiamento costruttivo sia in fase di costruzione della coalizione, che poi ha visto insomma Fratelli Italia voler spaccare, andare per gli affari loro, ma anche adesso insomma noi siamo disposti al dialogo con tutte le forze politiche che oggi sono non sono all'interno del ballottaggio. Ovviamente ci confronteremo con loro sui temi, sulle persone, dopodiché se si troverà un'intesa bene, altrimenti ognuno andrà per la sua strada, però ovviamente la volontà è quella di ovviamente rafforzare il nostro contenitore politico, la nostra coalizione, però ovviamente per fare un matrimonio bisogna essere in due, quindi vedremo dall'altra parte quali saranno le risposte. Infatti, visto quello che è successo insomma prima dell'inizio della campagna elettorale, non sarà sicuramente Monica, un dialogo flash, facile quello tra un le flash due anime del centrodestra. E che cosa pensa Nicola Finco del risultato di Vannacci anche nella nostra circoscrizione, nel nostro collegio? Un flash, che cosa pensa del risultato di Vannacci anche nel nostro collegio? Ma Vannacci è un candidato che è stato candidato in tutti i collegi a livello nazionale, ha portato a casa il suo numero di preferenze e comunque la Lega fortunatamente ha tenuto. Io personalmente ho votato tra veneti, però ovviamente era uno dei tanti candidati per europee e ovviamente i cittadini sono stati liberi di scegliere. Poi ha preso mezzo milione di preferenze, è vero, ma alla fine l'hanno votato i cittadini, quindi questa è la democrazia. Monica, scusami, poi ti salutiamo perché adesso c'è Manera. Prego. Qui, quindi vuole sapere se per caso Finco ha votato Manera. Adesso, colpa sua, non si può dire, però chiedo per un amico dice Manera. Scherzo, Nicola. Manera le chiede, eccoci, che ha votato lei? Ero uno dei tre. Era uno dei tre? Allora, una ovviamente l'ho espressa per la Martini, che è la candidata del mio territorio. Poi ho dato una preferenza all'amico Borchia e uno a Manera. Oh, che bravo, vedi? Abbiamo la risposta. Vabbè, tanto, non potremo mai verificare. Non potremo mai verificare. Ciao, Nicola. Va bene. Grazie davvero, Monica. Grazie anche per il lavoro preziosissimo vostro in questa lunghissima giornata. Tony, come promesso, non so, dovevamo andare pubblicità o no, che mi sono perso, se no sentiamo Patuanelli. Oggi con i colleghi triestini abbiamo raggiunto l'ex ministro e poi da ricostruzioni che si rincorrono, sapete, Casaleggio, per il risultato deludente del Movimento 5 Stelle, ha di fatto chiesto il passo indietro di Giuseppe Conte. Si fa sempre insistentemente il nome di Stefano Patuanelli, senatore triestino del Movimento 5 Stelle, per sostituire la leadership del Movimento 5 Stelle. Vediamo come commenta i dati delle europee. Stefano Patuanelli, un commento su queste elezioni europee, circa in particolare il Movimento 5 Stelle tra la circoscrizione nord-est e quello che è stato il dato del Friuli Venezia Giulia, in calo. Beh, certamente deludente sotto tutti i punti di vista, deludente nel risultato complessivo, poco sotto il 10%, i risultati non sono ancora definitivi, ma più o meno questo è il quadro, con nemmeno al sud una reale tenuta rispetto alle elezioni politiche.
e nord-est, Friuli Venezia Giulia, nord in particolare, il dato che si ripete è molto difficile per la mia forza politica. Speravamo in una tenuta maggiore al sud in particolare, anche se l'affluenza differenziata, il sud perde molti punti percentuali di affluenza rispetto alle politiche rispetto al nord, poteva penalizzarci e ne eravamo consapevoli. Ad ogni modo questo risultato, bisogna prendere atto del voto degli italiani. Allora, sono le 22.18 e c'è una novità per quanto riguarda Rovigo, giusto? Siamo un po' scesi nel risultato rispetto a poco fa, eh? 48 sezioni su 55, quelle scrutinate, e Cittadin, quindi centrodestra, scende sotto il 50, era 50.16 poco fa, adesso è al 49.88 e Edoardo Caffeo 27.82. È una distanza siderale quella tra però bisogna Valeria, capire se superate il 50 o meno, e Gaffeo, però bisogna arrivare al 50+1 perché sennò poi ballottaggio sempre difficile per il centrodestra. Va bene, mi fate vedere poi appena pronto anche le elezioni a paese, ho visto che qualcuno ce lo chiedeva via SMS, no? Sì, sì. Anche lei in trepidante attesa. Non so, io paese. No, vabbè. e saluto Giovanni Zorzi del Partito Democratico che si è collegato. Grazie Zorzi, buonasera. Buonasera. Vediamo paese, se ce l'hai? No, sì, vabbè, ok, ma non abbiamo il servizio anche di Edi. Questo è lo scrutinio terminato, Katia Oberti 64,52, Giuliana Donadi 35,48. Vabbè, qui. Bulgara. No, beh, sono soddisfatto visto che. Va bene, vediamo. Si riconferma alla guida di paese la sindaca uscente Katia Oberti con circa il 65% di preferenze. Resta indietro la sfidante Giuliana Donadi, che correva per il centro-sinistra appoggiata dal Partito Democratico e una lista civica. Un distacco che conferma l'affezione al centro-destra di uno dei quattro principali comuni della Marca chiamati alle urne. Sono stati 5 anni strepitosi in cui abbiamo seminato tanto. I nostri paesani si sono resi conto della concretezza di questa amministrazione, della affidabilità, della professionalità, ma anche della competenza. Il risultato è di tutta una squadra che come me ha la passione, ha la voglia di vedere un paese più rinnovato, più efficiente, più sicuro, sempre più sicuro, e essere soprattutto a servizio dei nostri cittadini. Fronte è quello della Oberti, che ha visto schierarsi compatti tutti i partiti dell'alleanza. 5 le liste che appoggiavano la sindaca uscente, 2 civiche e poi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. E la riconferma del centrodestra è venuta anche nel 2024. Il suo cuore però batte verde. Verdissimo, però sono soddisfatta anche, la Lega si è dimostrata il primo partito, quindi paese da una vita ormai, dal lontano 95 non roccaforte della Lega, e quindi ne andiamo molto fieri. Davanti dunque altri 5 anni di lavoro. Continuare sulla sicurezza, sulla viabilità, sulle piste ciclopedonali all'interno dei centri urbani, queste sono le priorità nostre. Da oggi continuiamo il lavoro che abbiamo imbastito e quindi da domani siamo di nuovo operativi. Allora, appena possibile, vi ho mandato una comunicazione, Tony, preparami questo servizio. Vi faccio vedere quanto citato poco fa, europee, telefonata Conte Schlein, avanti con il dialogo, no scontri, e Casaleggio appunto che diceva, Movimento 5 Stelle, un risultato disastroso, dovrebbe dimettersi. Zorzi, avete ottenuto un buon risultato, migliorato nettamente rispetto alle politiche, avvicinato Fratelli d'Italia, che comunque cresce rispetto alle politiche. Perché dite qualcosa di sinistra? Beh, no, credo che il merito vada al modo in cui è stata condotta questa campagna elettorale. Siamo stati sui temi dell'Europa, ma sui temi che riguardano direttamente la vita delle persone nel quotidiano, salario, sanità, per esempio, e l'abbiamo fatto con degli ottimi interpreti. Credo che uno degli elementi forti di questa campagna elettorale del Partito Democratico è stato quello di poter contare su una qualità di
di candidati e di candidate che hanno permesso, insomma, di raccogliere un consenso ben superiore rispetto a quello che erano i sondaggi e quello che ci davano i punti sondaggi alla vigilia. Insomma, c'è stata una crescita a livello nazionale, ma l'abbiamo visto anche nei nostri territori. Insomma, il dato di Treviso città è quello più eloquente, direi, da questo punto di vista. Però il dato di Treviso città? No, adesso, ma cos'è, uno scherzo? Cioè, adesso che il partito possa aver preso, ma sono altre elezioni, perché alle ultime non mi sembra le comunali sia andata proprio così, è stato un anno fa. Adesso, se non vogliamo confondere elezioni, Manera, non so se ha seguito il mio ragionamento, ma sto parlando di queste elezioni. Sì, no, ma da queste il partito di Treviso, il primo partito di Treviso per il risultato alle europee, ma questi sono i dati inoppugnabili, sì, che ci, cioè, sicuramente. Un anno fa penso che sia stato il peggior risultato della storia del comunale che avete preso. Quindi... 5 giorni fa, certo. Sì, beh, perché secondo te, se andiamo domani mattina, sarebbe un risultato diverso. Dai, adesso non scherziamo. Cioè... Ma io non sto facendo né previsioni per il futuro, né tantomeno un ricordo. Hai detto il primo partito a Treviso, è il primo partito alle elezioni europee dentro la circoscrizione di Treviso. A Treviso città risulta essere il primo partito, punto. Non sto esprimendo nessun tipo di giudizio che vada a dare particolarmente fastidio a voi, non so, dicendo solamente quello che è un dato che viene fotografato del consenso degli elettori, quindi anche direi un po' di rispetto nei confronti dei suoi concittadini. No, grazie, ne ho parecchio, me lo riconoscono anche, non ho dubbi. Voglio farvi vedere un'altra cosa. Zaia di oggi come commenta, e quindi poi sentiamo anche questo appena è pronto, Tony. Se non ricordo male, fate 6 europarlamentari, Enzo, di Alleanza Verdi Sinistra, giusto? E una è uno è del nostro collegio. Allo stato attuale è Mimmo Lucano il più votato, vero? Anche qui. Sì. Però immaginiamo che esattamente come Vannacci, esattamente come cosa? No. Aspetti, fermo lì. Esattamente come altri leader pluricandidati, potrà scegliere un altro collegio e quindi dovrebbe essere Cristina Guarda, la consigliera regionale, sì, no? Diventare europarlamentare, così? Sì. Dovrebbe essere così nel caso Mimmo Lucano al Meridione decida di accettare la candidatura da quella parte del collegio. Siamo felicissimi perché il risultato che è stato fatto qua, soprattutto nel Veneto, che naturalmente è uguale al risultato nazionale, è un risultato ottimo rispetto anche al percorso che la Cristina Guarda ha fatto a livello di consiglio regionale, portando avanti quelle che sono le prerogative fondamentali, ambientali, eccetera. Allora, siccome ci chiedevano via SMS, poi vediamo il servizio Zaia su Donazzane e non solo, Povegliano, vuoi far vedere da PC perché non mi sembra sia nel nostro elenco, allora vediamo da qui, dal sito del Ministero dell'Interno, eleggendo Povegliano cresce con Nicola Collavo, vince col 53,97, Anita Avoncelli invece ha il 25,05, lega il cuore di Povegliano, invece Paolo Vidotto terzo con 20,99, quindi sindaco eletto Nicola Collavo. Vediamo come Zaia ha commentato i risultati di questa tornata elettorale. La vincitrice di questa elezione è sicuramente una leader che è Giorgia Meloni, dopodiché abbiamo visto anche in passato, diciamo, dei grandi exploit come il nostro nel 2019 con un Veneto che era quasi al 50%, 49,9% con Matteo Salvini, e 5 anni prima sempre l'Europea e Matteo Renzi che fece il 42% in Veneto. Diciamo che natura non facis saltus, la vera sfida adesso è mantenerli i voti. Più che riprendere i voti, la vera sfida è mantenerli. Zaia lo ripete più volte, ricordando le cadute di politici italiani che poco prima erano stati protagonisti di straordinari exploit alle elezioni europee. Questo risultato è oltre le mie aspettative, però è anche il giudizio che io avevo chiesto al Veneto e ai veneti soprattutto. Con 63.000 preferenze, Elena Donazzane è stata, dopo Giorgia Meloni, la più votata di Fratelli d'Italia nella circoscrizione Nord-Est. Assessore regionale al lavoro e all'istruzione dal 2005, vola a Bruxelles dopo essere stata per quasi 20 anni accanto a Zaia, prima quando lui era vicepresidente di Galan, poi nelle 3 giunte da presidente. Oggi, che dopo 2 decenni le loro strade si dividono,
dividono, Zaia reagisce così ad una domanda sui festeggiamenti per l'elezione del suo assessore. Intanto mi piacerebbe sapere chi ti ha detto che ho abbracciato Elena Donazzani. Io le ho solo fatto i complimenti perché penso che un assessore mio, quando ha un buon risultato, è giusto complimentarsi, punto. Ecco, detto questo, ti ha anche detto che ha portato le paste. Allora te lo dico io. Col 37,6% Fratelli d'Italia è il triplo dei voti della Lega e quando tra poco si voterà per le regionali, Elena Donazzan è pronta a tornare a Venezia per candidarsi alla guida del Veneto. È sempre il mio sogno, quello resta, io non cambio idee e neanche posizioni. Nel caso in cui non dovesse esserci una modifica di legge, quindi Zaia non potesse più fare il presidente, Fratelli d'Italia potrebbe non rivendicare, ma proporre una candidatura alla presidenza. E non nascondo che tra questi io metto sempre la mia disponibilità al servizio dei Veneti e di Fratelli d'Italia. Più che le percentuali dei partiti, Zaia sottolinea un altro dato. Per la prima volta alle europee non si è superato il 50% dei votanti. In Veneto il tasso di affluenza è stato del 52,6, 10 punti in meno rispetto al 2019. Guardate che è inquietante vedere che sono delle regioni, soprattutto le isole, che hanno fatto un 36-37% di affluenza alle urne. Ma al di là del fatto che valutazioni politiche vogliamo fare con dati con un'affluenza delle urne quando il 60% dei cittadini se ne sta a casa? Il consenso va, diciamo, con delle curve che sono veramente delle montagne russe. Vedremo al prossimo giro cosa ci consegnerà. Allora, vi faccio vedere gli eletti di Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni, Elena Donazzan, Stefano Cavedagna, Sergio Berlato, Alessandro Ciniani, Daniele Polato. E quindi poi balla anche Piga. Per forza, perché Giorgia Meloni non va. No, va la piga a prescindere. Quindi anche voi. Come il PD stasera ci ha svelato il senatore Martella, che avrà probabilmente un eletto in più, quindi non 4 ma 5. Da noi Piga, Sibiano, era tra i confermati, poi è uscito, però insomma in ballo anche la stampa lo dà tra parentesi con in bilico. E quando Meloni rinuncerà, non solo entrerà di sicuro, ma a quel punto anche Valeria Mantovani. No, a quel punto lì, stante così, entra lui, perché sono 5 oltre alla Meloni e 6 con Sibiano. Ah, oltre. Okay. Dopo, se ne scattassero due, entrerebbe naturalmente anche Valeria Mantovani. Va bene. E quindi, chi va a fare il capogruppo in Consiglio regionale? Questa è la domanda che mi ha fatto oggi. Ci riprova, ma stasera gliel'ha detto. È che io le ho detto, ma le ho detto, gliela rifaccio stasera e mi darà la risposta. Quindi entra Casali al posto di Polato. Come credo sia prematuro pensare a chi sarà il prossimo governatore del Veneto, che è molto futuribile, credo che sia a botta calda. Abbiamo vinto le elezioni europee ieri, adesso sapere già e parlare di assessorati mi sembra un po' prematuro. Ci siederemo, diciamo, in qualche maniera. Non è il profilo. Gio Formaggio non ha il profilo corretto per fare... Gio Formaggio, con l'intelligenza proverbiale che ha e la sua capacità di può mettere insieme tutto. Persone, potrebbe fare ciò che vuole. Cioè, lo vede il tessitore della contiene, diplomazia. Ma quando si guardi, contiene. Guardi Avarino, che Gio Formaggio, a volte prigioniero delle sue follie, sempre naturalmente in senso buono, perché è una persona di un'intelligenza rara. Rara. Ogni tanto esagera, però io adoro Gio Formaggio, li voglio anche bene, quindi non riuscirete mai a estorcermi una parola contro. Ha l'obiettivo non tanto celato di essere poi il più votato del Veneto, quindi sostituire Roberto Marcato in questo ruolo in ma futuro. Ma questo io vorrei, e credo che anche Manera, se fosse segretario di un partito, vorrebbe gente che ha fame e che caccia preferenze, così. Cioè, cosa deve... cosa vuole di più un segretario di un partito? Gente che ha voglia di andare a fare una competizione elettorale. Questo credo che sia fondamentale. Pensare invece che c'è qualcuno che vorrebbe posti senza guadagnarsela, Gio Formaggio è uno di quelli che ti dice: io non vedo l'ora di prendere più preferenze possibile. Viva Dio. Ecco, un po' come Elena è uguale, Elena ha detto: io voglio arrivare. Infatti Elena me l'ha detto chiaramente: io voglio dimostrare la mia forza, voglio correre, voglio prendere un sacco di preferenze. Questa è la gioia di ogni coordinatore regionale, e dà la sua disponibilità ovviamente all'eventuale candidatura da governatrice. Ma fa benissimo a darla, ma ci mancherebbe. Ha fatto 20 anni, quasi 20 anni l'assessore, ha un'esperienza che sarà straordinariamente utile anche in Europa, perché noi eravamo abituati, non noi, classe politica era abituata a mandare in Europa magari quelli che erano a fine carriera o quant'altro. Poi negli ultimi anni ci si è resi conto di quanto sia importante avere lì
persone valide, perché lì si decidono parecchi destini. Penso all'agricoltura, di cui mi occupo io, che l'80% è deciso a Bruxelles, quindi abbiamo necessità di mangiare persone valide. Elena è sicuramente una persona valida, lo ha dimostrato, e quindi farà un grande lavoro lì. Poi ha dato la sua disponibilità e fa benissimo, è il suo sogno da ragazzina. Io posso tarpare le ali ai sogni dei miei ragazzi? No, va impossibile. Bene. Fermo lì, pubblicità, a tra poco. Innanzitutto faccio i complimenti al mio vice sindaco perché ha ottenuto un risultato davvero importante, quasi 17.000 preferenze, segno evidente che Treviso ha tenuto. Come sempre Treviso dimostra grande lealtà e soprattutto grande responsabilità nei confronti del partito della Lega. Anche questa volta siamo stati la roccaforte della Lega. Attendiamo di capire se ne passeranno due o tre, quindi se il vice sindaco sarà diventato europarlamentare. In generale credo che la Lega abbia tenuto in uno scenario generale che ci vede un po' in difficoltà nei confronti di Fratelli d'Italia, che comunque fanno parte della stessa coalizione, e quindi adesso rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di capire dove e come possiamo migliorare per riconquistare quella fiducia da parte degli elettori che oggi si è spostata su Fratelli d'Italia. Ecco, una sua analisi per quanto riguarda le preferenze, ha fatto molto discutere, no? La candidatura di Vannacci a livello nazionale sembra in qualche modo che abbia anche premiato questa scelta, a livello veneto e di circoscrizione? Beh, a livello di circoscrizione non ha sfondato il nome di Vannacci, a livello nazionale è andato un po' meglio e devo dire che a onor del vero il risultato di Vannacci ha consentito alla Lega di arrivare al 9% rotti, quindi insomma io credo che nel complesso l'operazione sia stata anche funzionale al risultato. Dopodiché bisognerà vedere singolarmente nei territori qual è il reale effetto Vannacci. Io sono convinto che a Treviso non sia stato così determinante, tant'è che il vice sindaco Manera è riuscito addirittura a superare forse l'unico caso in Italia dove la Lega, che è stata rappresentata da un militante del territorio, da un amministratore, ha superato anche Vannacci. Credo che da qui bisogna ripartire. Ovviamente però Vannacci ha portato tanti voti alla causa della Lega e quindi è tempo di tirare una linea, di far due conti e soprattutto di fare un'analisi anche critica di quello che è lo scenario futuro e di dove questo partito vuole andare. Al volo un'analisi sul voto a Treviso città, il PD è comunque il primo partito. Sì, sì, però l'anno scorso ricordo che Lega più lista Mario Conte hanno sfiorato il 50% da soli, quindi le europee sono una partita a sé che però va ovviamente analizzata con grande rispetto, però non mi faccio prendere dallo sconforto in questo momento, così come non mi sono fatto prendere da eccessivi entusiasmi quando Lega e lista Mario Conte sfioravano il 50%. Allora, così il sindaco di Treviso Mario Conte, sono le 22:37. Allora, ci avviciniamo ormai alla conclusione anche di queste 24 ore dense di novità su questa tornata elettorale. Enzo, ritorno da lei. Che cosa vi ha premiato secondo lei? Perché dicono in particolar modo, laddove sono mancati i giovani, che si siano indirizzati sulla vostra lista. Vero, pensate al dato dei fuori del voto, fuori dell'estero, che loro premia solo per il 3%, mi pare, no, Fratelli d'Italia? E invece è loro, esatto. Prego, Enzo. Allora, penso che sicuramente noi nella campagna elettorale abbiamo cercato anche di individuare dei temi fondamentali, dai diritti del lavoro alle problematiche soprattutto sul precariato, sul salario minimo europeo, sulle politiche giovanili nazionali e anche a livello europeo, che sono fondamentali per il loro futuro. Molti giovani, circa il 40% dei sondaggi, ha dato esito che hanno votato Alleanza Verdi e Sinistra. Questo è un risultato ottimo, però da questo, come dicevano prima altri miei colleghi, bisognerà sicuramente prenderlo come un bagaglio fondamentale, ma essere noi dopo corretti nel portare avanti le proposte valide a livello europeo e anche e soprattutto a livello nazionale per modificare le norme e le politiche sia universitarie sul mondo del lavoro e sui diritti
al salario minimo a livello europeo. Preferenze, Giorgia Meloni superstar qui in Repubblica, oggi avevamo fatto i conteggi, no? 2 milioni e mezzo, 530 mila il totale di quella di Vannacci, attorno alle 394 mila, se non ricordo male, Tajani. Giorgia Meloni superstar oltre i 2 milioni, bene Vannacci, boom di De Caro, l'ex sindaco di Bari, e Bonaccini, i flop di Sgarbi, Mussolini dell'anti UE Borghi. Poi qui altra curiosità che ora dà Repubblica è come la Lega perda Pontida dopo 20 anni, Predappio rimane alla destra, Meloni sfonda a Capalbio, Forza Italia solo terza ad Arcore. Questi sono i risultati sulle europee nei comuni differenti. PD trionfa Bibbiano, tristemente noto, poi come ricorderete, per una causa finita completamente diversa rispetto alle premesse che riempirono le pagine dei quotidiani. Ci fai vedere un altro candidato eletto, Ciriani, Tony, dove sono un po' tutte le lanciate nella nostra scaletta. Ciriani è il sindaco di Pordenone ed era il candidato forte, diciamo, di Fratelli d'Italia del vicino Friuli Venezia Giulia. Siamo l'Europa delle patrie, l'Europa delle radici, delle origini, quelle greche, romane, cristiane, e che vogliamo riaffermare, di cui siamo assolutamente orgogliosi. Riguardo il dato della mia città, beh, questo è uno schiaffo pesante al Partito Democratico, che ha giocato tutta la campagna elettorale sul tentativo di mettere il sindaco contro i propri cittadini, dicendo che si sarebbe rotto il rapporto fiduciario tra sindaco e pordenonesi, questo con motivazioni pretestuose, arbitrarie. Beh, il dato mi pare che sia evidente. Le più di 4.000 preferenze che ho raccolto sono la dimostrazione chiara e fortissima, solida, che i cittadini non si fidano più delle pretestuosità del Partito Democratico, anche perché ho detto e ribadisco che oltre al mio impegno a Bruxelles continuerò a mantenere il mio rapporto con la giunta comunale. Perché? Perché abbiamo una serie molto importante di provvedimenti, di progetti da mettere a terra, e quindi insieme alla mia giunta vorrei vederli realizzati. Senta, Zorzi, vorrei sentire un po' tutti, giusto ripartire dal dialogo con Conte da oggi, col Movimento 5 Stelle? Ma penso che il dialogo con tutte quelle forze politiche che in qualche maniera rappresentano un'alternativa all'attuale maggioranza di centrodestra sia necessario da perseguire, non solo a partire da oggi. È chiaro che i risultati delle europee, per quello che possono appunto significare, sono comunque una cartina di tornasole. Insomma, il risultato del Movimento 5 Stelle è sotto gli occhi di tutti, così come anche il risultato delle due forze centriste, più Europa e Italia Viva e Azione. È chiaro quindi che il Partito Democratico deve assumersi ancora di più la responsabilità di costruire questo progetto comune. Siamo di fatto il perno di un qualsiasi progetto di centrosinistra che si voglia realizzare in maniera credibile e seria per il Paese, quindi da questo noi dobbiamo partire. Non andrei a precludere dialoghi con nessuno, l'importante è cercare di costruire assieme un'alternativa che sia credibile, non la sommatoria di forze politiche stile l'unione di Prodi, perché sappiamo che questi esperimenti o non funzionano oppure hanno vita breve. Qui scrivono basta auto elettriche via SMS, no? Una parte del grande dibattito di questa tornata elettorale. Ma che male, assessore all'ambiente. Appunto, per quello mi rivolgo. Io ora plug-in, quindi sono ibrido. Aia, che male che fa questa cosa. Plug-in. No, prego, dica. No, ma sulle auto elettriche? Ma è un tema secondo me. Allora, io sono convinto di una cosa: le multinazionali automobilistiche vendono il prodotto che gli viene richiesto, e anche perché sono 6 nel infatti mondo. I concessionari sono disperati per, esatto, per l'elettrico. E praticamente venderanno per il mercato europeo determinate auto, per il mercato americano altre auto, per il mercato asiatico altre auto. E secondo me non incroceranno i mercati. Noi ci siamo fatti, secondo me, infinocchiare da questa situazione. Lo dico chiaramente perché non sono prodotte, per l'80% un'auto elettrica non è prodotta con il famoso Tier 1, cioè i primi allestimenti in Europa. È tutto prodotto all'estero. Quindi abbiamo esportato la produzione della tecnologia senza pretendere l'importazione. Attenzione, il tanto vituperato, a me non sta neanche simpatico, Trump con American First prevedeva anche per FCA che almeno l'80% del manufatto fosse del luogo, fosse prodotto negli Stati Uniti. Sì. Quindi che per gli Stati Uniti poteva essere anche un grande. Però guardate come sono aumentati i livelli dell'economia
legati all'auto negli Stati Uniti in quegli anni. Ecco, noi in questo modo abbiamo esportato, e non torniamo più indietro, perché la Francia, uno dei problemi della Francia per PSA è che ha chiuso stabilimenti con questa logica, perché ha fatto un'evoluzione senza avere la componentistica. Quindi guardate, siamo fatti infinocchiare, e l'Italia è ancora peggio perché non ha neanche la produzione energetica green per alimentare quelle auto. Quindi abbiamo fatto un capolavoro incredibile. Cioè, non so, ecco, queste forse le scelte europee in cui il New Green Deal ha un'idea corretta in un'evoluzione sbagliata. Declinazione. Cioè, non è possibile una cosa del genere. Maurizio Enzo, lei cosa pensa invece? Io penso che bisogna stare anche molto attenti e cercare di pensare un attimo a tutti gli avvenimenti che avvengono normalmente. Allora, nessuno dice che l'auto elettrica è la panacea della risoluzione del problema dell'inquinamento atmosferico, eccetera. E nessuno dice, dall'altro lato, che molto probabilmente l'Europa e soprattutto l'Italia è abbastanza indietro rispetto alla ricerca, rispetto alla sperimentazione e naturalmente anche rispetto all'evoluzione economica in essere. È stato dato un limite, scusate, sento qualcuno che parla, magari abituato a parlare sopra gli altri. Comunque, stiamo annunciando la ricerca di Rovigo, perché dobbiamo vedere com'è la situazione. Prego, prego. E un'altra cosa naturalmente è anche valutare bene che l'Italia e gli altri paesi europei rispetto naturalmente le rinnovabili sono molto indietro. L'Europa a livello di Parlamento europeo ha deciso una normativa che porta naturalmente alla creazione del mercato, la limitazione di fossili eccetera, con l'auto elettrica nel 2035. È chiaro che molto probabilmente determinate anche aziende italiane, tipo naturalmente la ex Fiat, Stellantis, come si vuol chiamare, sta facendo naturalmente un'azione più che altro di interesse economico, che non va a valutare l'interesse dei lavoratori, perché tra l'altro ha messo in cassa integrazione gli operai della Mirafiori, acquistando naturalmente auto elettriche per una questione di mercato dalla Cina e rivendendole naturalmente a un prezzo modico per cercare naturalmente di conquistare il mercato. Ma questa è una politica più che altro di speculazione economica, non di ricerca e neanche di sviluppo. Quindi noi, soprattutto europei, italiani, a livello di Parlamento europeo, dobbiamo cercare soprattutto di fare ricerca e far sì che l'innovazione avvenga col meno impatto inquinante a livello atmosferico. Un solo passaggio e farvi vedere, se è pronto Tony, anche la sottosegretaria Sandra Savino di Forza Italia. Sì, pensavo ci fosse una novità su Rovigo, ma è ancora fermo a 48 sezioni su 55 ufficialmente, il sito del Ministero dell'Interno, e quindi ancora non abbiamo contezza del fatto che si vada o meno, temo di sì a questo punto, credo di sì, non più che temo, al ballottaggio per quanto riguarda Rovigo, ma aspettiamo di capire se ci saranno sviluppi nei prossimi minuti. Sottosegretario al Ministero dell'Economia, la triestina Sandra Savino, con Forza Italia, che è la più votata, con un risultato a sorpresa, dopo Tajani e Flavio Tosi, vediamo. Sandra Salvino, tornata elettorale delle europee, che ha mostrato una Forza Italia in forze a livello nazionale, un risultato un po' più contenuto a livello regionale, ma anche un numero di preferenze vicino agli 11.000 per lei. Ma da 0 a 9,6, sì, rispetto a quelli che ci davano per morti, mi pare che il partito c'è ed è anche in ottima salute. Quindi di questo risultato io sono estremamente soddisfatta e contenta. Sì, le preferenze, mi sembra mi manchino 6 voti per avere 11.000 preferenze, quindi anche in questo caso credo di aver ottenuto un buon risultato grazie ad un grandissimo lavoro di squadra, sia in Regione Friuli Venezia Giulia che in Veneto e per parte anche nelle altre due in altre due regioni. Forza Italia può rappresentare anche una voglia di centro degli italiani che ritorna? Ma io credo che ci sia voglia di centro, credo che ci sia voglia di normalità, voglia di lungimiranza, di equilibrio, di impegno, di formazione. Credo che ci siano tanti elementi che richiedono inevitabilmente un consolidamento del centro. E questo è l'obiettivo di portarlo anche in Europa? Sì, senz'altro, questo è uno degli obiettivi proprio di Forza Italia all'interno del Partito Popolare Europeo.
Oh, qui ancora in virtù del tema dei resti, insomma, che sarà lungo e da comprendere nelle prossime giornate, a meno che voi non abbiate dati ulteriori. Scopriamo stasera che potrebbero essere 5 gli europarlamentari del PD e non 4, uno in più anche di Fratelli d'Italia, no? Insomma, quindi stiamo aspettando di comprendere nei prossimi giorni. Ecco, Forza Italia, nell'accordo con Sud Tirolo e Forza Partei, fa eleggere Dorfman prima di tutto, perché se ne legge uno, e potrebbe scattare il secondo. Tajani è vice premier, ministro degli esteri, non va. Tosi, io credo difficilmente, qualora scattasse il secondo, quindi lui andrebbe in Europa. No? Non credo che Tosi vada in Europa, ha detto subito, aveva dichiarato che sarebbe rimasto a Roma. Esattamente, dove è parlamentare, e quindi sarebbe proprio Sandra Savino, che è sottosegretario, dicevo, al Ministero dell'Economia, ma insomma, siccome nelle ultime ore sentivo prima di iniziare Ringa, si pensava addirittura potesse essere Cristina Andretta, invece io credo che se scatta il secondo sarà Sandra Savino, poi vedremo. Mm? Va bene, allora, dove siamo arrivati? Allora, anche sul fronte dei ballottaggi, qui Noale l'abbiamo detto, c'era un aggiornamento Monselice, liste definitive, e abbiamo visto ancora, vediamo se trovo qualche altro aggiornamento. Va bene, adesso ve li do man mano. Ci fai sentire ancora un'altra candidata, che è Cristina Guarda, sempre lì vicino a quelle che stavamo sentendo adesso, Tony, sempre lì in scaletta, così piano piano riviviamo un po' tutti i candidati. Eccola qui, prego. Abbiamo triplicato le preferenze rispetto a 5 anni fa, e per noi questo è un grandissimo risultato, frutto del lavoro non soltanto delle candidate e dei candidati di Alleanza Verdi Sinistra, che ringrazio tutti perché si sono impegnati davvero, ma del lavoro fatto dai tanti volontari, cittadini attivi che hanno contribuito a costruire il percorso di Alleanza Verdi Sinistra, di Europa Verde, di Sinistra Italiana nei territori, perché noi ci siamo stati dove gli altri non c'erano, siamo stati nelle zone più marginali, nei comitati più abbandonati dalla politica, proprio per cercare di ricostruire un senso di fiducia e di collaborazione, cioè la partecipazione attiva per noi è necessaria. A chi dice che la candidatura a livello nazionale di Ilaria Salis vi abbia trainato, cosa risponde? Io risponderei: andatevi a vedere le preferenze e il lavoro fatto nei territori, specialmente dai giovani candidati che hanno fatto la differenza da un punto di vista pratico, e soprattutto hanno testimoniato un'esigenza, specie della fascia giovanile, di dare nuova attenzione vera e coerente al tema della crisi climatica, perché purtroppo il futuro dell'Italia è in mano a politici che sono coerenti nelle materie della transizione ecologica, non a chi ci dice agiamo per gradi oppure se ne dimentica. E verrà eletta nel Parlamento europeo, come potrebbe essere, visto i numeri che ha ottenuto? Quali sono le istanze venete che porterà all'attenzione del Parlamento europeo? Ovviamente la difesa della nostra comunità dalla crisi climatica, perché come agricoltrice e come cittadina ho visto e so come si evolverà il clima anche nella nostra regione, nel nostro nord-est, con l'aumento delle temperature previste di 4,5 gradi in più, e quindi questo significa un grave danno economico che dobbiamo assolutamente marginalizzare, dobbiamo assolutamente fermare. E poi per me è sostanziale l'impegno nei prossimi anni nella materia dei PFAS, della difesa dei cittadini, della salute e dell'ambiente dalle sostanze chimiche dannose e cancerogene che hanno causato più di 4.000 morti in più nel territorio più contaminato, e siccome nei prossimi 5 anni si discuterà per bandirli e sostituirli attraverso ricerca e nuovo sviluppo nell'impresa, per la presenza di una politica, di un politico capace e che conosce il tema e che può rappresentare questa comunità, è importantissimo. Allora, così Cristina Guarda, lo spazio che si dice non ci sia del famoso centro, quando invece c'è una Forza Italia che sta attorno al 10, insomma sul 9 a livello nazionale, e solo perché, se possiamo definire così, non passano Azione e Stati Uniti d'Europa perché stanno al 3,5, è vero o è sbagliato in realtà? Non c'è uno spazio per il centro. Tajani ha già commentato, no? Completiamo quello spazio tra Meloni e il PD. Beh sì, originariamente quello è sempre stato lo spazio di Forza Italia. Chiaro che ci sono regioni dove oggi interpretano meglio questo spazio, penso alla Sicilia, dove Forza Italia ha fatto uno straordinario risultato, perché lì il centrismo è un fattore, cioè magari sfugge un po' ai recinti istituzionali, ma c'è nell'associazionismo, c'è in tanti piccoli partiti anche locali, però il centro esiste. Quando decide che voi sposa una forza politica nazionale,
naturalmente ne fa esplodere il consenso. Diciamo che interpretare il centro magari in Veneto è un po' più difficile avendo come leader uno che è poco centrista come Tosi, che è più una persona oggettivamente di centrodestra, però insomma il carattere tipico dell'elettore di Forza Italia è un tra l'altro si diceva che nascevano o dai, erano ex DC o ex PSI, no? Quelli di Forza Italia, quindi è una componente che è abituata a stare al centro. Allora ci dicono Mansue, Gorgo, vediamo che andiamo a vederli, insomma sono tanti ed era normale anche non poterli seguire tutti. Ed ecco qua, per quanto riguarda San Fior, ok, dai, piano piano ce li sentiamo. Eletto sindaco Leonio Milan, ascoltare per servire. E la Lega invece con Andrea Forlin si ferma al 48-29, vince col 5-1-71. Poi cos'è che c'era? Abbiamo detto San Fior, Mansuè era questo. Gorgo al Monticano, dopo ci andiamo. Eccolo qua invece, eccolo qua Gorgo. Firmino Vettori, sindaco, Fratelli d'Italia, Lista Civica Insieme. Invece Forza Italia si ferma al 47-03, vince Firmino Vettori col 52-97, quasi 53%. Poi mi avete detto San Fior, ditemi, scrivetemi, tanto insomma, eccolo qua, sindaco eletto. Gastone Martorell, vivo San Fior col 53-51, Lega tutti per San Fior con Marika Urban al 46-49, sconfitta. Poi insomma ne abbiamo tanti e come detto andiamo a vedere non Venezia, che in parte abbiamo già visto anche con i nostri collegamenti, ma Padova, dove volete vedere Campo San Piero? Campo San Piero, sindaco eletto, 13 sezioni, è Katia Maccarrone, 54-89, un ritorno. Giovanni Torresin invece fermo al 45-11. Poi Cadone, che ve l'abbiamo detto, che sul filo di lana, ma vince in realtà poi con un discreto margine anche oltre di due punti, quindi 52-40 Marco Schiesaro. Paolo Avventurato invece si ferma al 35-84, quindi vince il centrodestra ancora a Cadoneghe. San Giorgio in Bosco. San Giorgio in Bosco, San Giorgio in Bosco, noi siamo qui tipo jukebox, San Giorgio in Bosco. Infatti la monetina gliel'ho data esatto, per il caffè, confermo. San Giorgio per te, Nicola Pettenuzzo, 39-44, vince invece Fratelli d'Italia, Forza Italia, Civica San Giorgio domani, no, con Fabio Zanfradin, 35-46. Questo era quel comune dove era caduto, no? Era il coordinatore provinciale della Lega, quello che ha vinto, il sindaco. Selvazzano è ancora in corso, 20 sezioni su 23, ma stiamo a centrodestra, in realtà Fratelli Fuschi. D'Italia. Esatto, e Forza Italia. Fuschi 34-83, Claudio Piron 32-68, già assessore a Padova. Di Padova, esatto. E la sindaca uscente, la Lega, Rossi, non va al Rossi, esatto, 17-67, quante ne sa, tutte li sa. A Selvazzano è il paese, è la città del consigliere regionale Soranzo, esatto. E tre Baseleghe al volo, eletta Antonella Zoggia, Coraggio Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Sconfitta invece Agnese Pellai col 26-11. C'è qualche altra curiosità che vi voglio dire? C'è Ponte di Piave, ci chiedono. Ponte di Piave, grazie. Vedete, il jukebox funziona. Treviso, Ponte di Piave. Ha stravinto. Non lo so. Paola Roma della Lega col 61-14. Non c'era chi aveva dubbi su Paola, sulla palla. Alvise, Tommaseo, Ponzetta, 38-86. Tutti, Paola, brava. Vediamo Calalzo, così, ma curiosità. Calalzo di Cadore, Fanton Luca col 100%, era l'unico candidato. Però ha fatto il quorum prestissimo, perché a Calalzo la gente vota. Perché crede ancora nella politica, nonostante l'esempio del suo predecessore, anche Longarone, un unico candidato, Roberto Padrin, ancora riconfermato. Sì, sì, sì.
Sedico passa al centrodestra dal centrosinistra. Sedico, tutto il centrodestra assieme, sì. Cristian Roldo 39-88, sì. Sacchetta, Gioia Sacchetta al 38-64. Che ha una parte al centrosinistra e il sindaco uscente è il terzo. Col 21-48 sì. Stefano Deon. Basta, se no qua lei mi dice tutti quelli in cui siete andati bene. Campo Nogara, certo, quindi torniamo bene. Nel veneziano. Vengo qua a farmi sbaglio. Pubblicità negativa. No, chiaro. Antonio Fusato col 43-68, quindi insieme con Antonio Fusato sindaco. E poi centrodestra per Campo Nogara invece sconfitto col 29-45 Angelo Bogesso. Previso 0 Branco. Previso 0 Branco. L'hanno scritto o è una sua curiosità? No, è una mia curiosità, ma non l'ho vista. Senza monetina. Tra l'altro, quindi tocca un giro di caffè. Che ho dato io, si è bevuto l'acqua. Zorzi e sì. Enzo, abbiate pazienza, siamo tutti, no, dopo queste due giornate. Durighetto, Luca, eletto col 72-62, sconfitto Forza Italia, PPE, Lega, Fratelli d'Italia Civiche, Luigi Ceccon. Si è pentito di avermelo chiesto. La nostra è cultura personale, non facciamo. Vittorio Veneto, sappiamo bene qual è la situazione, eravamo collegati e quindi Roncade abbiamo vinto. 33 so. Vazzola, Alessandro Bright 70-83 con Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Contro Antonio Dal Col 29-17. Valdo Biadene, sindaco eletto con Luciano Fregonese 67-26%. Cosa? Esponente di Fratelli d'Italia. Oh, qui si è rotto. Infatti, sindaco contro vice sindaco, nostra tra l'altro, e purtroppo il risultato. Però, scusami, posso dire una cosa? Allora, e qui onestamente parlo al parlamentare. Il cambio sulla legge per il terzo mandato forse bisognava farla, perché ha creato tanti problemi su sindaci, ma io sono d'accordo. Su sindaci che ormai dicevano, perché poi i sindaci sono così come lui, no? Dicevano no, sono stanco finché era il secondo mandato. Quando gli è dato la possibilità di fare il terzo, vero, gli è tornata fatto. La voglia. Ma se era marzo, chiaramente c'era già qualcuno che diceva va bene, vado io, e sono creati di sapore anche consiglieri comunali. Doveva essere fatta come il quadriennio olimpico, no? Tu finivi la partita e cominciavi a farla così, a metà alla fine della strada, ha creato, guardate, che ne successe tante esattamente per quello che ci dicevamo prima. Sono d'accordo, ma qualcuno pensava che fosse un buon viatico per poi dare il terzo mandato anche ai governatori, quindi ci hanno provato. Qualcuno ci ha provato. Qual retropensiero, però dai, onestamente. No, io sono d'accordo, perché in tanti posti magari c'era anche un silenzio assenso, proprio un assenso da parte dell'uscente di lasciarlo al vice. Dopodiché torna la voglia nel momento in cui tu puoi farlo. Te davano quindi il quarto. No, ma io posso fare. Figurati. Asolo, Franco Dalla Rosa, 44-34, sindaco, che sconfigge Rosi Silvestrini col 29-17 e il centrodestra con 26-49 Marco Piva. Un po' difficile sempre Asolo, storicamente. Cairano, sindaco eletto, sempre il trevigiano Francesca Altin, qui il centrodestra non unito perché la Lega è altrove. Ultima. 43-35 vince Francesca Altin. Va bene, grazie a tutti per essere stati con noi, averci seguito in queste 24 ore, anzi di più perché abbiamo iniziato ieri sera alle 21. Grazie a Maurizio Enzo, grazie a Giovanni Zorzi. Qui in studio al senatore Luca Recarlo e ad Alessandro Manera. Grazie a tutti, buonanotte da Ringa. Buonasera. Notte.